Allora, buonasera a tutti, siamo al quarto incontro, abbiamo il piacere di avere con noi Claudio Seccaroni, che lavora all'Enea, è ingegnere chimico, ha collaborato e collabora con l'Istituto di Restauro di Roma. C'è anche Elisabetta Gianni che lo accompagna e che ci ha messo in contatto, insomma, con queste persone veramente brave che abbiamo avuto con noi. E quindi ci parla del giallo e il blu nei secoli. Vuoi aggiungere qualcosa su di te? Non so. Vabbè, io lavoro all'Enea e da oltre 30 anni, diciamo, mi occupo di studio dei pigmenti e caratterizzazione delle tecniche esecutive nei dipinti. Ho iniziato con Elisabetta ai tempi della laurea, lei in fisica, io in ingegneria chimica, e poi dopo fortunatamente abbiamo tutti e due continuato su questa strada. Il titolo, diciamo, è un pochettino altisonante, cioè parlerò non di tutti i gialli, di tutti i blu, ma alcuni pigmenti gialli, alcuni pigmenti blu, e cercherò di dare un po' una fotografia dell'evoluzione attraverso diacronica, attraverso quindi l'evolversi delle epoche, mettendo, diciamo, a fuoco alcuni aspetti magari ancora, diciamo, non risolti, su cui c'è ancora molto da scoprire. Tra l'altro, come vedremo poi dopo, in alcuni casi quello che si sa, diciamo, sui pigmenti utilizzati nelle determinate epoche spesso, diciamo, è solo una piccola parte, e c'è bisogno ancora adesso di poter integrare, diciamo, queste informazioni sparse, che in parte possono venire da indagini chimiche o, diciamo, comunque indagini conoscitive, attraverso, diciamo, altre possono venire attraverso, diciamo, lo studio diretto delle opere nel corso del restauro, e questo è un tipo di ricerca che si, diciamo, che ha relativamente poco tempo, diciamo, meno di un secolo, almeno, diciamo, in Italia. Se pensiamo che il 39 è l'anno di istituzione dell'Istituto Centrale del Restauro, dove per la prima volta viene istituito un laboratorio di chimica per lo studio, diciamo, delle problematiche relative ai restauri, diciamo, vediamo che, diciamo, di tempo non è passato tanto. E d'altra parte, diciamo, in questo caso l'Italia non è stata, come spesso è avvenuto in altre branche, un fanalino di coda, perché la sensibilità, diciamo, verso l'aspetto materico e uno studio approfondito, diciamo, sia dal punto di vista chimico e fisico, è nato e si è sviluppato, diciamo, nelle varie località, diciamo, principalmente nei vari musei più importanti del mondo, tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi, diciamo, parallelamente, diciamo, a quello che è avvenuto qua in Italia. Allora, partiamo dalla preistoria. Ho visto in questa diapositiva un esempio, diciamo, di pittura, diciamo, in una grotta, nella grotta di Lascaux. Inizialmente, diciamo, come pigmenti vengono utilizzate materie colorate a disposizione quasi sempre, diciamo, sul luogo, diciamo, nell'immediata prossimità del posto dove venivano realizzate le pitture. Si tratta perciò quasi tutti di pigmenti minerali, diciamo, a volte terre, a volte minerali, diciamo, macinati e frantumati, e c'è poca trasformazione della materia, perché, diciamo, non possiamo certo considerare un pigmento artificiale il nero di carbone, che è l'unico che, diciamo, non veniva trovato così come era pronto per l'uso, ma si passava attraverso, diciamo, la carbonizzazione. Allora, tra i primi pigmenti, forse il primo pigmento artificiale ad entrare in circolazione, è quello che, diciamo, normalmente viene chiamato blu egizio.
È un materiale, diciamo, molto versatile, che non è stato utilizzato solo in forma, diciamo, di polvere, quindi macinato, ma nella pittura, diciamo, murale, oppure nella policromia delle statue, ma, diciamo, è un materiale che è stato utilizzato anche per colorare le invetriature per le ceramiche, e esso stesso, diciamo, è stato impiegato per realizzare oggetti. Quella coppetta là è diciamo, non è una ceramica, ma è tutto, diciamo, un blocco, diciamo, di blu egizio. Ora, questo pigmento deriva dalla tecnologia di metallurgica associata al rame. È un composto di rame, un silicato di rame, e quindi, diciamo, si è sviluppato parallelamente alla metallurgia del rame. Probabilmente, diciamo, la sua comparsa avviene, diciamo, nella mezzaluna fertile, quindi in area mesopotamica, diciamo, estendendosi fino all'Egizio. Non si sa, diciamo, precisamente dove compare, perché in maniera sincronica, diciamo, i reperti più antichi che lo contengono sono un pochettino, diciamo, sparsi in tutto il vicino Oriente. Ha avuto una fortuna smisurata come, diciamo, come materiale. È stato, diciamo, entrato, penetrato anche, diciamo, sulla tavolozza di artisti artigiani del mondo occidentale, quindi fino alla Spagna, e c'è stato per tutta l'antichità classica e almeno per buona parte, se non tutto, il Medioevo. Queste sono delle coppette con dei pigmenti rinvenute, diciamo, a Pompei, in alcuni edifici dove erano in allestimento, diciamo, dei cantieri di rinnovo e quindi di ridecorazione delle pareti. E vediamo, ci sono le tre coppette azzurro, sono coppette di blu egizio. La cosa strana è che questo pigmento in pratica è stato sempre sotto gli occhi di tutti, nel senso che, e questa è una cosa rarissima, almeno per quello che riguarda l'antichità, diciamo, si hanno vere e proprie ricette. Diciamo, Vitruvio descrive come fare il blu egizio. Adesso qua sotto è il pezzo dell'architettura del settimo libro, il capitolo undicesimo, dove descrive come i materiali e come viene fatto il blu egizio. Ora, sappiamo bene quanto Vitruvio ha avuto fortuna, diciamo, dal Rinascimento in poi, ed è la cosa, diciamo, particolarmente strana che un pigmento che ne parla Vitruvio, ne dà, diciamo, le indicazioni di come farlo, ne parla Plinio e le altre fonti classiche, invece non viene assolutamente mai ricreato e rifatto, diciamo, in epoca rinascimentale e posteriormente. Per cui anche questo, diciamo, è da tenere ben presente, che la riscoperta dell'antico diciamo, non è diciamo, non va bene, non va sempre su tutti i fronti, per cui sul fronte dei materiali si è rimane fortemente ancorati ad una tradizione che era quella, diciamo, post medievale e poi rinascimentale, e non vengono recuperati i materiali antichi, anche se, diciamo, nel caso del blu egizio, rispetto a, diciamo, molti altri pigmenti azzurri, perché gli azzurri sono diciamo, è un colore tosto, nel senso che è complicato da ottenere e da diciamo, una volta utilizzato i materiali con cui, diciamo, impiegati, tendono, diciamo, ad alterarsi. Quindi altri pigmenti non usati, diciamo, in epoca medievale e rinascimentale non hanno assolutamente la stabilità e le caratteristiche del blu egizio. Qua c'era una piccola cosa altra da sottolineare. Gli ingredienti base sono
sabbia, quindi silice, poi dopo un fondente, calce e rame. La cosa interessante qua è che nel testo di Vitruvio, così come ci è pervenuto, è giunto, diciamo, corrotto, nel senso che si parla di flos nitri e invece flos vitri, cioè non è un sale associato, diciamo, all'azoto, ma è il materiale indispensabile per ottenerlo è un materiale che fa il vetro, quindi della sabbia il più possibile pura, diciamo, quindi quanto più pura possibile la silice. Ora, io ho detto che rimane fino a, diciamo, almeno una parte del Medioevo, sicuramente nell'Alto Medioevo è ancora il pigmento azzurro più utilizzato, e una delle ultime testimonianze riscontrate è negli affreschi della chiesa di San Clemente a Roma, la Basilica di San Clemente. Ora, diciamo, attorno alla metà del XI secolo la calata del Normanni a Roma, diciamo, determina una serie di saccheggi, diciamo, di devastazioni, e tra queste c'è anche l'incendio e la distruzione di parte della Basilica di San Clemente, che viene interrata e costruita, diciamo, immediatamente sopra ad un livello più alto. E quindi questi affreschi, oltre che dal punto di vista stilistico, sono molto ben circoscrivibili nel tempo grazie, diciamo, a questo cambiamento, diciamo, di livello stratigrafico dal punto di vista archeologico della chiesa di San Clemente. Adesso, questa è un'opera ellenistica, è un piedistallo di tavolo, un trapezoforo. Non so se si vede abbastanza bene, ma ci sono tracce di blu egizio nelle ali di questi grifoni che stanno divorando una cerva. Ho indicato in alto un articolo che è il primo testo scientifico che prende in considerazione una serie di silicati che hanno tutti la stessa struttura di rame e il cui rame è associato a un elemento, diciamo, alcalino terroso, bario, stronzio o bario o calcio. Il blu egizio corrisponde al calcio, quindi al silicato di rame e calcio, il primo della serie. E la cosa interessante è che prima di questo articolo del 59, diciamo, al blu egizio non veniva riconosciuta un abito cristallografico suo peculiare, ma veniva impropriamente indicato come fritta egizia o fritta alessandrina. Ora, la fritta è un prodotto vetroso, quindi non ha una sua struttura cristallina definita, ma invece indagando, diciamo, i campioni di blu egizio, sia, diciamo, di pigmento non ancora utilizzato come quelli di Pompei, ma se ne trovano in tantissimi scavi archeologici, si reperiscono queste palline, diciamo, con cui usciva direttamente dal forno da produzione, perché la limatura di rame e gli altri ingredienti venivano impastati insieme, poi dopo venivano cotti. E una volta cotti, diciamo, si ottenevano queste sferule, diciamo, di varia grandezza, che poi dopo venivano commercializzate in questa forma e viaggiavano un po' dappertutto. Quindi prima di Pabst del 59 non si era mai ipotizzato per il pigmento una sua struttura definita, ma, diciamo, si pensava che fosse un vetro, diciamo, un prodotto vetroso colorato, diciamo, grazie alla presenza di rame, e poi dopo macinato. Ora, se questo non è vero,
vero per il blu egizio e in parte diciamo, è vero per la fritta verde, variando le dosi dei tre ingredienti principali, il colore può variare abbastanza e si può ottenere anche un colore diciamo, un po' verde acqua, che era anche questo utilizzato come pigmento. In questo caso diciamo, non si ha la presenza diciamo, di un abito cristallino diciamo, vero e proprio. Ovviamente a secondo della quantità di silice il prodotto in eccesso faceva da sintetizzante, per questo diciamo, che dopo il blu egizio si poteva presentare non solo in forma di sferule che diciamo, con una lieve pressione si disgregavano, ma in masse compatte che potevano essere lavorate come la coppetta che vi avevo fatto attorno, diciamo, come la coppetta che vi ho fatto vedere prima. Ora, facciamo adesso un salto diciamo, molto ampio, geografico, nel tempo, ma non nel tempo, e andiamo in Cina. È stato scoperto in maniera diciamo in epoca relativamente recente, negli ultimi 30-40 anni, che il pigmento azzurro più frequente nei manufatti diciamo cinesi di epoca diciamo protostorica è esattamente il terzo della serie indicata da Pabst, quindi un silicato di bario rame, un silicato misto di bario e rame. La ricercatrice che l'ha scoperto e l'ha studiato più a fondo diciamo, l'ha denominato Han Blu, quindi blu degli Han, facendo riferimento alla dinastia Han, che mi pare secondo secolo prima Cristo, primo secolo dopo Cristo in Cina. Parallelamente al blu, si ottiene anche, l'Han blu è tra i pigmenti diciamo, individuati anche sull'esercito di terracotta che è a guardia della tomba del primo imperatore, dell'imperatore Qin. Diciamo, parallelamente all'Han blu c'è anche l'Han purple, quindi un altro silicato di bario e rame, diciamo, da una tonalità porpora, diciamo lilla, diciamo molto decisa, in cui variano il rapporto stoichiometrico diciamo, di silicio e ossigeno, e probabilmente diciamo, questo è dovuto a una variazione diciamo, non solo degli ingredienti, ma anche delle condizioni a contorno con cui è stato prodotto il pigmento, quindi al tipo di cottura, temperatura, ambiente più o meno diciamo, riducente o ossidante. La cosa che diciamo, è stata ipotizzata, ma è ancora tutta da verificare, è se ci sono legami effettivi tra il blu egizio e l'Han blu. Perché apparentemente, diciamo, a parte la sostituzione del calcio con il bario, diciamo, tutto diciamo, resta invariato. C'è qualche studioso che fortemente dell'idea che in effetti sì, diciamo, tutte e due diciamo, sono legati tra di loro, diciamo, la manifattura, e che sia semplicemente dovuto a un cambio degli ingredienti in Cina, di uno dei tre ingredienti base in Cina, dove invece di un materiale carbonatico diciamo, macinato è stata usata una pietra diciamo, con forti tenori di bario. Però ecco, diciamo, questo ancora diciamo, è un campo da continuare ad approfondire e sondare, perché bisognerebbe trovare diciamo, più diciamo,
testimoni sicuri e poi dopo soprattutto se effettivamente diciamo, i due pigmenti sono legati, diciamo, ci deve essere qualche cosa diciamo, lungo diciamo, la tratta che unisce diciamo, i due mondi in cui ci possono essere delle situazioni una volta, che si presentano una volta con uno, una volta con diciamo, un altro materiale. Adesso passiamo a un altro pigmento. E diciamo, adesso diciamo, siamo saltati diciamo, nel campo dei gialli. Normalmente diciamo, si ritiene che è, giustamente, che è giusto che i gialli sono tra i primi e i rossi sono tra i pigmenti più antichi utilizzati. Diciamo, ossidi di idrossidi di ferro sono veramente ubiquitari e quindi diciamo, è estremamente facile da trovare. Tant'è vero che un tipo di ocra diciamo, nel mondo francese, diciamo, dal Rinascimento in poi, viene definita ocra di strada, cioè ocra de rue, quindi che si trova veramente diciamo ad ogni, si può trovare questa terra gialla ogni piezo spinto. Le cose in questo caso la stranezza che volevo mettere in evidenza è che nel mondo classico, ma non solo, anche questo anche in area egiziana, quasi sempre diciamo invece di trovare l'ocra noi troviamo la giarosite, che è un solfato di potassio e ferro. Quindi questo discorso dell'ocra ubiquitaria, per questo è stata utilizzata in maniera così massiccia, è in qualche maniera stato diciamo, contestato, comunque inclinata diciamo, questa ipotesi, dai risultati delle indagini che in epoca, diciamo, su manufatti dell'antichità classica e preclassica, sia nel mondo occidentale, sia in area egiziana, ma non solo, anche in area assire frequente, mettono evidenziano la presenza dell'impiego di giarosite invece dell'ocra. Questa è la prossima. Allora, passiamo adesso a un giallo che dà diciamo, molta più soddisfazione, nel senso come dal punto di vista cromatico, l'orpimento, lo dice la parola stessa, orpimento, aurum pigmento, quindi un pigmento che ha il colore dell'oro e è un giallo diciamo, estremamente bello, saturo. L'unico diciamo, problema diciamo, grosso è che essendo un solfuro di arsenico è letale, quindi però diciamo ciò nonostante, diciamo, nel Medioevo era il pigmento, almeno per tutto l'Alto Medioevo, il pigmento giallo più apprezzato. Qua cioè, ho messo un particolare della Bibbia di Kells a Dublino, dove i gialli sono color pigmento, ma diciamo, veramente sono dappertutto. Poi dopo, se non mi diciamo, ricordo male, diciamo, l'orpimento è lo stesso che con cui nel nome rosa muoiono avvelenate le persone, perché era un materiale in effetti diciamo, frequentissimo nella cultura diciamo, medievale e nella produzione libraria dei codici. Tra l'altro diciamo, veniva utilizzato molto spesso anche diciamo, indipendentemente dal colore in piccoli quantitativi proprio per le sue diciamo, qualità biocide, nel senso che le sostanze organiche, quindi colle o albume con cui diciamo, venivano legati i pigmenti e venivano stesi, diciamo, velocemente si deterioravano e quindi per non farle fermentare, per non farle degradare, veniva messa una piccola quantità di orpimento, come diciamo, adesso diciamo, mettiamo una goccia o due di candeggina nei vasi di fiori per non fare diciamo, imputridire l'acqua diciamo, e la vogliamo tenere a lungo pulita. Allora, sotto, diciamo, per fare vedere la differenza dalla stessa fonte, ho estratto una foto dell'orpimento a destra e dell'ocra a sinistra. E vediamo che l'ocra, per quanto sia bello il suo colore, non ha diciamo,
questo, diciamo, una tonalità così satura e pura, diciamo, di giallo limone come quello dell'orpimento. Tra l'altro, diciamo, l'ocra normalmente è costituita, diciamo, quella più pura, da ghetite, quindi da un idrossido di ferro. Adesso questo era divertente, diciamo, segnalarlo. L'orpimento ha avuto una grandissima fortuna, diciamo, per tutto il Medioevo, ma poi dopo è stato, diciamo, nonostante siano stati trovati dei pigmenti, diciamo, gialli, diciamo, di tonalità bella, satura, fredda, limone, diciamo, che, con cui poteva essere sostituito, in alcune scuole pittoriche rimane un pigmento diciamo, che non poteva essere, a cui non si poteva rinunciare. L'orpimento, a dire la verità, diciamo, nel Rinascimento, diciamo, i solfuri d'arsenico impiegati in pittura non è solo uno, ma sono tre, diciamo, l'orpimento, il Real Gar e il Pararreal Gar. Il Real Gar ha un colore bruno-arancio, il Pararreal Gar veniva ottenuto, diciamo, ricuocendo i primi, e aveva una colorazione giallo più dorata, ma comunque quando si fanno le analisi quasi sempre compaiono tutti e tre questi composti, quindi non abbiamo mai casi di impiego di un pigmento puro, cioè di un composto puro, orpimento oppure solo Real Gar. E per rendersi conto di che colore, da che si poteva estrarre da loro, è il manto di questa figura di un dipinto di Veronese. Ora, tutte le volte che voi vedete in un pittore, diciamo, veneziano del 400 o del 500, ma anche già di area padana, quindi anche Dosso Dossi, Garofalo, per andare su verso Cremona, quindi, diciamo, in area lombarda, quando vedete questo colore potete stare certi che, diciamo, è ottenuto attraverso una miscela di orpimento Real Gar e o para Real Gar. Ed era una cosa così nota anche all'epoca che il Lomazzo, quindi un artista e trattatista lombardo, diciamo, nella seconda metà del Cinquecento definisce l'orpimento l'alchimia dei pittori veneziani. Quindi, diciamo, insieme alle lacche era uno dei punti di maggiore forza della tavolozza, diciamo, della Repubblica, dei pittori che operavano nell'ambiente della Repubblica serenissima. Ora, vi ho detto che il Real Gar è ottenuto attraverso, diciamo, la ricottura, diciamo, dei altri solfuri d'arsenico, quindi, diciamo, non sono solo naturali, ma avevano una tecnologia di produzione che, su cui si poteva intervenire più, diciamo, o meno pesantemente. È, diciamo, documentata l'approvvigionamento di orpimento dall'Asia Minore, però anche, diciamo, in Europa, diciamo, ci sono vari posti dove era possibile recuperare questi solfuri. Adesso saltiamo di nuovo gli azzurri e la azzurrite, quindi un carbonato basico di rame. Carbonato basico di rame, come anche la malachite, è tra i minerali di rame, sono tra i più diffusi e anche, diciamo, tra i più apprezzati. Ora, qua è un'immagine sia del minerale sia del suo impiego in pittura murale, e qua siamo agli scrovegni con Giotto, e tutto l'azzurro che voi vedete è o era in origine azzurrite, quindi niente lapislazzuli. È un pochettino problematico l'impiego dell'azzurrite tale quale, nel senso che si può facilmente alterare se le condizioni conservative, diciamo, non rimangono ottimali, quindi in presenza di umidità, tant'è vero che molto spesso voi vedete negli affreschi medievali che l'alterazione degli azzurri va per gore, quindi per infiltrazioni di umidità o comunque attraverso, diciamo, processi di diffusione. Ora,
Per ottenere poi dopo tonalità molto sature, l'azzurrite, diciamo per tutto il Medioevo, ma anche dopo, veniva stesa su uno strato preparatorio a secco, quindi generalmente con colla animale, su uno strato preparatorio nero o grigio o grigiastro, oppure diciamo rosso scuro, diciamo morellone, perché veniva fatta diciamo con una terra che proprio per il suo colore veniva indicata come morellone, e questo diciamo serviva ad esaltare la componente azzurra e diciamo leggermente violacea, cioè in qualche maniera faceva perdere quel diciamo intonazione verdastra che un azzurrite diciamo non molto buona diciamo poteva avere. Rimaniamo sempre con Giotto e vediamo due opere. Allora, quella sotto, diciamo, la liquidiamo velocemente, è Assisi, gli affreschi di Assisi. L'avevo fatta vedere perché è stato fatto, diciamo, sono stati fatti diciamo, degli studi per, che in qualche maniera diciamo, hanno cercato di ristabilire l'aspetto diciamo, dal punto di vista cromatico originale degli affreschi. Quindi diciamo, un restauratore è intervenuto su delle stampe e ha, in pratica le ha ricolorate. Ora fa vedere quanto diciamo l'azzurrite si può alterare sul muro, e normalmente diciamo fino a una ventina, trentina anni fa si diceva sempre che il cambiamento era da azzurrite in malachite. Quindi si passava da un carbonato basico di rame a un altro più stabile in quelle determinate condizioni. Però diciamo, quando si è iniziato a fare diciamo, delle indagini, che non era solo quello di prendere un campione e vedere se c'è rame, ma caratterizzare in maniera completa il materiale, si è visto che quasi sempre di malachite non ce n'era nemmeno la traccia. Ma quello che compariva era la presenza di cloro, e quindi quello che si formava era un cloruro di rame, per la precisione un cloruro basico di rame. Quasi sempre il cloruro che si forma è paratacamite, e in alcuni casi poi dopo si è avuto pure il sospetto in campiture verdi, quando è stata trovata la paratacamite, che sia stata essa, la paratacamite stessa utilizzata diciamo, come pigmento. Anche questo diciamo, è un campo ancora diciamo, completamente diciamo, non chiuso, per lo stesso motivo di prima, cioè si è in attesa di avere una statistica molto ampia e probante per mettere a fuoco se la paratacamite poteva essere stata impiegata essa stessa, e poi dopo il motivo, un'altra cosa da capire è come e perché si è formata la paratacamite. Perché normalmente la presenza di cloro non ci dovrebbe essere, almeno diciamo, in un ambiente in cui, diciamo, come quello di Assisi o di Padova. Diciamo, se stiamo in una località vicino al mare, vabbè, diciamo, ci potrebbe essere apporto di cloro dall'esterno, dall'aerosol marino, ma in località molto lontane diciamo, da fonti diciamo inquinanti diciamo, legate a cloruri, la presenza di cloro sulle superfici deve essere stata veicolata diciamo, in qualche maniera, che comunque ancora adesso non è messa a fuoco. Ora, sempre rimanendo in tema di alterazioni dell'azzurrite, una altra alterazione frequente è il suo annerimento, quindi la formazione di ossido di rame, quindi da carbonato diciamo, si passa a ossido di rame, e in questo caso la tenorite, che ha un aspetto nero, nerastro.
Qua vediamo la Madonna di ogni Santa agli Uffizi di Giotto e il manto è dipinto in azzurrite e come si può vedere non è questo azzurro eclatante come uno si aspetterebbe dal minerale di partenza. Ora, il problema è in questo caso che i pigmenti a base di rame, tra cui anche l'azzurrite, reagiscono con vernici, possono reagire con vernici eleganti per fare dei composti metallorganici bruni o nerastri. Quindi qua parte della materia originale si è alterata perché ha reagito con il legante o con vernici successive. E a questo punto è impossibile fare qualsiasi processo di riconversione, perché nel mondo anglosassone, in alcuni casi, però adesso non più, la strada che si intraprendeva era di fare una leggera abrasione per eliminare la patina nerastra e riportare il colore più vivo. Però quello è un intervenire in maniera pesante e reversibile sull'originale e non su materiali di apporto estraneo all'originale. Adesso, dopo averci girato un pochettino attorno, arriviamo alla lapislazzuli, che è particolarmente rinomato, è considerato sempre un po' il principe, tra i pigmenti più importanti, se non il più importante. Sicuramente con l'oro è uno dei pigmenti più importanti. Nei vari contratti di allocazione per la realizzazione dei dipinti che il committente faceva con il pittore, per tutto il Medioevo vengono specificati in maniera abbastanza dettagliata comunque i pigmenti più importanti. Poi da un certo punto di vista gli unici pigmenti che per esempio nel Cinquecento vengono citati sempre sono oro e lapislazzuli, che erano messi su un conto a parte. Poi dopo gli altri era lo stesso pittore che doveva pensarci lui all'approvvigionamento, mentre per oro e per lapislazzuli c'era nel contratto un capitolo a parte, deve essere impiegato questo, costa tot. Poi ci sono vari aneddoti, per esempio Vasari parla di Perugino che sta realizzando un affresco alla chiesa dei Gesuati a Firenze e il priore i Gesuati tra l'altro producevano pigmenti e trattavano anche i lapislazzuli e il priore gli sta un po' dietro a Perugino, che Perugino se ne accorge facendo un po' finta di niente, intinge molto spesso il pennello, lava il pennello in una ciotola d'acqua, per cui tutte le volte che lava il pennello in una ciotola d'acqua il materiale residuo cade dal pennello e va nel fondo e vede che il priore freme un po', poi dopo alla fine della giornata eccetera dà riconsegna la ciotola al priore, il priore rimane a bocca aperta e così per fargli vedere che lui assolutamente non stava facendo alcuna cresta e che il lapislazzuli non utilizzato lo restituiva all'accorto committente. Ora, il responsabile della colorazione del lapislazzuli è l'azzurite la roccia, come noi la conosciamo, è un miscuglio di vari minerali, la lazurite, poi dopo ci sono per esempio calcite e ferrite, e pirite. Tra l'altro la pirite è quella responsabile di quelle che venivano dette delle pagliuzze d'oro, che inglobate all'interno della lapislazzuli. Allora, un piccolo excursus sul nome. Cioè, il nome viene dal termine orientale, persiano, arabo, l'ashvard, che è azzurro. E con questo termine vengono
come spesso accade, venivano indicati sia il colore sia i materiali con cui ottenerlo, e tra questi il materiale più importante, il lapislazzoli. Dopo di che la Svart, nel Medioevo, giungendo in Occidente, si trasforma in l'azzurro. Quindi, e da questo poi piano piano per evoluzione si arriva ad azzurro. Quindi lapis lazuli sarebbe la pietra dell'azzurro, oppure la pietra della svar. E adesso il minerale si chiama l'azurite. Allora, altri nomi con cui è noto da noi, per esempio, è l'oltremare, perché è un pigmento che viene da molto lontano. Ora, anche questo molto lontano è tutto da verificare. Quasi sempre si dice che l'unico giacimento utilizzato, da cui veniva il lapislazzuli utilizzato dai pittori, è in Afghanistan, nel Baluchistan, a Sar e Sang, in una gola montana dove a elevata altezza ancora adesso viene raccolto il lapislazzuli in condizioni pressoché disumane, perché poi dopo i poveretti prima per ottenerlo, una volta che trovavano il filone, accendevano un fuoco, e per cui piano piano col fuoco mangiavano attorno e poi scappellavano per estrarre il blocco dove era inglobato la massa azzurra, e poi dopo questa in strada di montagna con questa pendenza se la devono portare ancora oggi fino a fondovalle sulle spalle. E poi dopo, quindi pure ancora oggi le persone che ci lavorano solo pochi mesi durante l'anno, perché le condizioni, stando sopra 1800 metri, sono proibitive, quindi quando c'è il neve inverno è impensabile. E l'unico miglioramento rispetto, se miglioramento si può parlare, rispetto a come veniva fatto nel Medioevo, è che al posto del fuoco si usa l'esplosivo. Per cui si mettono delle cariche dove si vede che c'è presenza del minerale, si fanno brillare e poi dopodiché si torna per recuperare i frammenti distaccati. Allora, un attimo che mi ero segnato delle cose. Ah, il metodo di produzione dell'apislazzuli è estremamente complicato. E questo rende conto probabilmente del fatto che, pur essendo i lapislazzuli uno dei minerali utilizzati più in antico, a livello di decorazioni, incrostazioni, di suppellettili o parietali, come invece polvere per il pigmento, il suo impiego è molto meno antico. Quindi nell'antichità classica non si reperisce. Cioè, le prime testimonianze sicure sono attorno al V-VI secolo d.C., ma già dal 2000 a.C. C'era quella che viene chiamata la via della Pislazzoli, cioè la via che conduce dai giacimenti in Afghanistan fino al Mediterraneo, attraverso cui giungeva questo minerale. Ora, io ho detto che è tutto da verificare. Sicuramente i giacimenti importanti che si conoscono adesso di lapislazzuli in Cile, in America, in Siberia, sono tutti, e anche in Birmania, sono tutti stati scoperti in epoca recente. C'è qualche altra cosa in epoca antica, forse in Persia è stata verificata la presenza di lapislazzuli, ma è probabile pure che alcuni luoghi indicati da fonti scritte non sono più riconoscibili, perché ormai completamente esaurito. Però la cosa buffa è che, per esempio, minerali, cioè campioni di lapislazzuli, si possono trovare anche in Toscana. Ora, io tanto tempo fa, andando al Museo di Storia Naturale di Washington, c'era un blocco grosso di lapislazzuli con sopra scritto come etichetta provenienza toscana. Quindi è probabile che nel Medioevo ci sia stata anche qualche, almeno su piccola scala, qualche forma di impiego di questo minerale anche
proveniente anche da queste parti. Ora, io ho detto che ho utilizzato come pigmento, è stato verificato attorno al, anche questo, meno di 20 anni fa, che il lapislazzuli, almeno nella cultura islamica, è stato utilizzato anche come colorante per i vetri. Quindi al posto del cobalto veniva macinato e poi dopo legato con polvere di vetro per fare uno smalto per realizzare gli azzurri. Sicuramente in oggetti, questa è una lampada da moschea siriana del XIII secolo conservata al Louvre, quindi in oggetti egiziani e siriani del XII-XIII secolo è frequente quanto se non gli smalti con il lapislazzuli sono frequenti quanto se non più di quelli con il cobalto. Ora, la cosa, dicevo che il lapislazzuli ha una tecnologia complicatissima per la purificazione. Ci sono dei ricettari che a partire da epoca medievale documentano tutto il processo e questo processo prevede almeno 15-20 step differenziati. Si va dai primi saggi di per verificare la qualità del pigmento, poi dopo piano piano come macinarlo e la parte essenziale, se noi utilizzassimo un lapislazzuli, partendo da una pietra che a noi ci appare molto azzurra, una volta macinata il colore che otteniamo è un colore grigiastro. Quindi molto, un azzurro con qualità molto scarse. Ora, la differenza di aspetto tra il colore del minerale e il colore che si può ottenere in pittura c'è un po' per tutti i pigmenti, ma in genere non è una differenza di cromatica, nel senso che non è che si passa dal grigio all'azzurro, ma è un discorso di saturazione, per cui un minerale che ci sembra molto ha un azzurro molto carico, una volta che noi l'abbiamo abbiamo macinato ci fa un celeste. Ora, e questo è uno dei casi emblematici, quello dell'azzurrite, per cui l'azzurrite, per ottenere con l'azzurrite degli azzurri saturi, dobbiamo non spingere oltre a un certo limite la macinazione, perché sennò si sbiadisce. E questo, se voi guardate un dipinto rinascimentale, si vede molto bene, perché in corrispondenza dei panneggi blu, per esempio il manto della Madonna, se questo è realizzato con un'azzurrite, vedete che proprio è come se fosse, si vede come una specie di glassa, nel senso uno strato molto più grande, perché la polvere ha una classatura maggiore rispetto alla granulometria degli altri pigmenti. Ora, tornando al lapislazzuli, il problema non è tanto un discorso di granulometria, quanto l'interferenza delle altre impurezze, e in particolare la calcite, ma anche la pirite. Quindi, per eliminare queste impurezze e tornare ad avere un azzurro carico, bisogna fare quella che in termine tecnico veniva chiamata la pastiglia, nel senso che si faceva un composto olio, una pasta olio resinosa, tra cui cera, olio di lino, resina, e con questa pasta si impastava la polvere di lapislazzuli, quella ottenuta direttamente dalla macinazione. Ora, poiché la sostanza olio resinosa aveva maggiore affinità con la calcita e la pirite rispetto al lapislazzuli, nel momento in cui queste pasticche le andiamo a mettere nell'acqua calda e andiamo a rilavorare, perdono
il materiale e quello che viene trattenuto di meno è la lazurite. E quindi otteniamo, diciamo, è la maniera per purificarla e ottenere, diciamo, separare, diciamo, i lapislazzuli dalla ganga, da tutte le impurezze. Ora, questo procedimento veniva ripetuto più volte e la qualità del pigmento cambiava. Quindi il primo, chiamiamolo, lavaggio, si otteneva il pigmento di massima qualità. Poi dopo, dal secondo lavaggio, se ne otteneva un azzurro un pochettino meno carico, fino, diciamo, a proprio la schifezza finale, che veniva chiamata cenere di lapislazzuli, però, diciamo, poteva essere utile anche, diciamo, per ottenere, diciamo, stesure che non devono essere per forza, diciamo, di un azzurro eclatante. Quindi il grigio azzurro del cielo, diciamo, poteva essere tranquillamente utilizzato. Ora mi è venuta in mente una cosa che non vi avevo detto dell'azzurrite. Vi ho detto, diciamo, vi avevo accennato al fatto che a seconda della granulometria cambia la saturazione, quindi si ottiene un colore azzurro più o meno intenso. Questa cosa era sfruttata intenzionalmente dai pittori, per cui utilizzavano lo stesso pigmento con differente macinazione per ottenere diversi azzurri. Quindi, per esempio, nei pittori fiamminghi, ma non solo, anche alcuni pittori italiani, noi vediamo che hanno un uso differenziato dell'azzurrite, quindi veste molto azzurre con, diciamo, grossa granulometria, e vesti celesti, che è sempre azzurrite pura, ma, diciamo, a granulometria molto sottile. Ora, questa è una cartina un po' delle circolazioni dei materiali principali in epoca alta, diciamo nell'antichità preclassica, e vediamo dove c'è Sar-i-Sang e il pallino azzurro, sono le miniere e i giacimenti di lapislazzuli che ancora adesso vengono coltivati, nonostante sia un territorio, diciamo, molto caldo, ma, diciamo, dal punto di vista politico e della stabilità, e anzi, diciamo, si cerca, i vari gruppi, i vari clan cercano di ottenere il controllo, diciamo, della zona, perché attraverso il controllo della zona è l'unica vera entrata economica del paese, per cui ancora oggi il grosso, diciamo, dal punto di vista economico, diciamo, afghano è legato all'economia della lapislazzuli, per cui il governo afghano, diciamo, ad esempio, diciamo, si era impegnato una ventina d'anni fa con carichi di lapislazzuli per i finanziamenti per, diciamo, il discorso, diciamo, per affrontare e sostenere la guerra, diciamo, interna che purtroppo ci hanno da vario tempo. Ultima cosa interessante è che il lapislazzuli è bellissimo e tutto il resto, ma nella pittura a olio ha qualche problema. Ancora non si è capito che cos'è. Il problema ormai viene chiamato male del lapislazzuli, ultramarine disease, diciamo, questo è un dipinto di un pittore caravaggesco toscano, Pietro Paolini, 1620-25, che si trova a Dallas, e questo dipinto è usato un po' come icona per un progetto di ricerca che è avviato adesso con varie istituzioni scientifiche, diciamo, americane e non solo, per mettere a fuoco perché, diciamo, le stesure a olio nei dipinti soprattutto del Seicento a base di lapislazzuli non sono stabili. Vedete che i panneggi, gli altri colori sono rimasti coerenti, il panneggio azzurro ha perso, diciamo, di omogeneità, diciamo, sembra quasi una macchia azzurra ritagliata sulla superficie, e si sono persi invece tutti i rapporti volumetrici che erano stati impostati dal pittore. E questo perché c'è un problema di interazione tra pigmento elegante che fa sì che cambino col tempo le caratteristiche ottiche, tipo dell'indice di rifrazione, e quindi le aree, diciamo, dipinte a lapislazzuli
virino in questo colore indefinibile. Ora, ultima cosa del confronto lapislazzuli e azzurrite, è quello che riguarda il prezzo. Si è soliti dire che se c'erano soldi veniva utilizzata la lapislazzuli, se i soldi erano meno veniva utilizzata l'azzurrite. Ora, questo può reggere fino a un certo punto, sicuramente per opere di cavalletto e non per dipinti murali, dove le campiture sono molto più estese, non doveva incidere più di tanto. E poi lo vediamo, questa è la stessa fonte, è una fonte quattrocentesca, si chiama manoscritto bolognese perché sta alla Biblioteca Universitaria di Bologna, è una fonte molto frequentata dagli studiosi perché già nel Settecento era stata in parte pubblicata e comunque discussa, poi dopo nell'Ottocento viene pubblicata in extenso da un gruppo inglese, cioè da una studiosa inglese, Mary Philadelphia Merrifield, e contemporaneamente, pochi anni dopo, anche da due studiosi italiani, Olindo Guerrini e Corrado Ricci. Stranamente, il testo più fedele l'edizione più fedele al testo originale è quella dell'inglese e non quella fatta dagli studiosi italiani. Ora, il manoscritto bolognese è una raccolta sterminata di ricette da applicarsi nelle varie tecniche artistiche. Si parla della pittura, ma poi dopo comprende ceramica, vetro, cuoio e via dicendo. È abbastanza ben organizzata, per cui ci sono delle parti dedicate all'inizio va per colori, quindi prima l'azzurro e poi dopo tutti gli altri colori, poi dopo prende in considerazione vetro, ceramica e via dicendo. Ora, nel azzurro, quasi all'inizio, i fogli sono il terzo e quarto foglio, cioè si parla di azzurrite e di lapislazzuli e si danno delle indicazioni economiche. Per cui si dice che il lapislazzuli grezzo, quindi la pietra così com'è, costa da 2 a 5 ducati la libra, quando l'azzurrite costa da 0,6 a 1,5 ducati, quindi il rapporto è poco più che 1 a 2, può essere non certo 1 a 10 o più di più come ce lo immaginiamo. E se poi dopo l'azzurrite è purificata, costa da 1 a 3 ducati la libra. Però ecco, non abbiamo il prezzo del lapislazzuli purificato, che comunque pure quello aveva dei processi più complessi rispetto a quelli dell'azzurrite. Ora, adesso vediamo un pochettino le alternative a questi due pigmenti. Uno, continuiamo a considerarlo costoso, troppo costoso, l'altro non sufficientemente stabile. Ora, l'alternativa più frequentemente utilizzata era lo smalto o l'azzurro di smalto. Viene chiamato adesso smaltino, ma abbastanza impropriamente. Cioè, il diminutivo nella lingua italiana viene spesso utilizzato per dire che è per i colori, che è una tonalità chiara, cioè dice ah, sì, quello è vestito di un verdolino, a differenza del verde che dovrebbe indicare colore intenso. E così lo smaltino è uno smalto azzurro di colore leggermente più chiaro rispetto allo smalto azzurro. Ora, l'idea abbastanza geniale che si è avuto a un certo punto, e non si sa anche questo quando e come, è se io invece di utilizzare una pietra costosa che viene da lontano, macino del vetro colorato, posso ottenere, lo posso impiegare pure questo come pigmento? Ora, la risposta è sì, con qualche ma accanto. Allora, proprio per lo stesso motivo detto sopra della macinazione, che si perde in saturazione,
Se io prendo un vetro azzurro carico e lo macino, quello che ottengo è un colore celeste. Più si macina e più sbiadisce. E per questo probabilmente entra in gioco il fatto lo smaltino. Allora, per avere un pigmento azzurro accettabile, devo aumentare il colorante nel vetro. Quindi è stato, dal punto di vista analitico, messo a punto che il vetro utilizzato nello smalto in pittura macinato ha delle concentrazioni, dei tenori di ossido di cobalto che sono 10 volte maggiori rispetto al vetro azzurro come più intensamente colorato che veniva normalmente impiegato. A parte il fatto che se io utilizzassi un vetro così colorato come lo smalto quando non è macinato, il colore è così intenso che alla fine è quasi nero. E questo in alcuni mosaici medievali è stato sfruttato. Cioè il problema là era trovare dei materiali vetrosi colorati di nero e in quel caso il nero era un colore difficile da ottenere e allora ci si avvicinava o caricandolo con tanto cobalto oppure con tanto rame, quindi arrivare al nero attraverso un verde estremamente scuro oppure con il manganese o in alcuni casi mescolando tutto, perché così mettendo un verde, un rosso e un blu il colore era più bilanciato e era un nero più puro. Quando è stato usato per la prima volta un vetro colorato col cobalto come pigmento, quindi polvere macinata, sicuramente per tutto il 400, dal 400 in poi, c'è qualche attestazione precedente, però ancora sono 4-5 che non si capisce bene come e perché si presentano questi casi. Sono molto slegati e in alcuni casi è anche il problema di lettura nella pittura murale, c'è sempre il problema rifacimenti, alterazione. Quindi, ad esempio, uno dei casi più antichi indicato dalla letteratura è in un affresco a San Salvatore ancora a Istanbul di epoca Comnena. Però può andare da 1300 al 1400 inoltrato, quindi può essere sia precedente che posteriore ai primi casi riscontrati invece in Occidente. Anche per lo smalto c'è un esempio su frammenti di pittura murale riportati dall'Asia centrale in America, che stanno nelle Studies Collection degli Smithsonian Institute a Washington, e in quel caso si suppone, ma non c'è più la pittura, che fossero del 1100-1200. Poi c'è una policromia su un Buddha di ferro cinese conservato al Victorian Albert, però, torno a ripetere, l'impiego ormai stabile a partire dal 1400 in poi. La cosa su cui sicura è che l'impiego di questo pigmento è massiccio, se non sistematico, nella pittura murale, sia fresco che a secco. E invece nell'altra pittura, quindi poi dopo, trattandosi di 400 inoltrato, ormai è quasi solo a olio, ma non solo, è più raro. E soprattutto all'inizio, se su tela e tavola, è presente solo quando il legante è una colla animale, e quindi il guazzo, la cosa mostra grosse similitudini con quanto avviene sul muro. Allora,
Una cosa interessante, diciamo, legata alle indagini, alle analisi chimiche che si possono fare sull'azzurro di smalto è il discorso delle impurezze. Ora, il cobalto è un elemento considerato relativamente raro, cioè, e quindi si trova solo in determinate configurazioni, e è stato visto dalle analisi che al cobalto possono essere associati nichel, arsenico, bismuto, indio e zinco. Quindi, tentativamente, questi elementi potrebbero essere utilizzati come indicatori per sapere la provenienza, diciamo, dei minerali. Ora, c'è da dire comunque che i principali minerali di cobalto sono arsenuri e arseniati di cobalto, in cui ci può essere come vicariante il nichel, e quindi automaticamente arsenico e nichel ce le dobbiamo prendere in considerazione spesso. La presenza del bismuto è meno frequente e potrebbe indicare, diciamo, alcune aree dei monti metalliferi in Sassonia, gli Erzgebirge, dove in effetti, diciamo, si trovano cobalto, arsenico, bismuto e nichel. Fonti cinquecentesche, ad esempio Agricola, Giorgio Agricola, ma non solo, descrivono il bismuto come metallo da cui si tirava fuori, estraeva lo smalto. E questo perché il cobalto come elemento chimico è stato scoperto solo, diciamo, nella seconda metà del Settecento. Quindi prima si vedeva che le scorie della lavorazione del bismuto, se lavorate, diciamo, rifuse col vetro, producevano un vetro, diciamo, intensamente colorato in azzurro, e questo veniva data, diciamo, veniva imputato, diciamo, questa caratteristica alla presenza, diciamo, del bismuto. Più interessante è il discorso dell'indio, che è ancora più raro, e in questo caso è stato visto abbastanza, in maniera abbastanza sistematica, che la presenza di indio tende a manifestarsi in associazione al cobalto solo su manufatti, diciamo, del 200, dell'inizio del 300, e in Europa. Probabilmente questo è associato alla scoperta dei giacimenti argentiferi a Freiberg, che è avvenuta nel 1166 o non 1180, e dei mercanti che ritornavano da Goslar hanno visto, guardando un fiume, un ruscello, che c'erano dei minerali, della galena, che ritenevano fosse di ottima qualità. Per cui, tornando a Goslar, si sono portati dei saggi e avevano scoperto che era non di buona qualità, ma di ottima, molto migliore di quella che si trovava, diciamo, nell'Ars, e quindi, diciamo, era una galena argentifera con forti, diciamo, tenori di argento. Ora, dalla questa stessa galena, diciamo, poi dopo, a posteriori, si è visto che diciamo, conteneva anche impurezze di cobalto e di indio. Quindi la rilavorazione delle scorie dovute all'estrazione dell'argento portava ha come sottoprodotto, diciamo, un qualcosa che poteva essere utilizzato per colorare in azzurro dei rismalti, ceramiche e via dicendo. Ora, questi giacimenti, chiamiamoli a cielo aperto, si sono esauriti nel giro di un secolo e mezzo, poco più, per cui gli altri giacimenti che nella stessa Freiberg sono stati rinvenuti, che contenevano altri giacimenti argentiferi, a livello molto più profondo hanno una composizione completamente differente, dove ricompare, come in altre zone, arsenico e bismuto. Lo zinco, che si associa all'indio, è
un altro elemento, diciamo, problematico. Nel senso che questa cosa, associazione cobalto, indio, Freiberg, non è ancora da tutti gli studiosi accettata, e soprattutto nel mondo anglosassone continuano, diciamo, a mantenere, diciamo, le idee precedenti. E, tra l'altro, diciamo, l'indio è in concentrazioni estremamente basse, per cui solo alcune analisi possono determinarlo in quelle concentrazioni, in particolare l'analisi per attivazione, per cui un sacco di campioni in cui è stato visto lo zinco, diciamo, noi non abbiamo assolutamente alcuna certezza se ci sia o meno l'indio. Quindi anche in questo caso la statistica è tutta, diciamo, da reimpostare. Quello che complica ulteriormente la situazione è il fatto che in area orientale, quindi in Iran, sicuramente ci sono delle giacimenti cobaltiferi che contengono lo zinco, perché le analisi lo hanno messo in evidenza, ma finora non è mai stato messo in evidenza l'indio, e quindi è probabile che ci siano due gruppi, un gruppo cobalto-indio-zinco e l'altro cobalto-zinco. Se così fosse, avremmo due traccianti per isolare, diciamo, la provenienza di due aree geografiche separate. Ah, eccolo qua, andiamo avanti. Allora, in questo caso questa fresco, la parte superiore è stata fatta da Raffaello e la parte inferiore da Perugino. Ora, molto spesso uno tende a pensare a Raffaello come continuatore di Perugino, questo è uno dei rari casi in cui avviene il viceversa, nel senso che l'affresco sta nella piccola chiesa di San Severo a Perugia e Raffaello lo lascia incompleto, solo, diciamo, la parte sopra, perché, diciamo, avviene nel 1508 il suo, diciamo, viaggio a Roma, dove rimane, diciamo, poi dopo in pianta stabile fino alla morte. Perugino, che aveva per molto tempo più botteghe, una a Perugia e una a Firenze, nel momento in cui, alla fine della carriera, aggiornato a quella che si poteva indicare come maniera moderna, e chiude la bottega di Firenze e se ne ritorna, diciamo, a Perugia. Ora, l'affresco nella parte sottostante dei Sei Santi è stato fatto da Perugino dopo il suo ritorno definitivo a Perugia, e mi pare attorno al 1525. Ora, si può vedere abbastanza facilmente, questi sono gli specchi di Xadef, di due campioni azzurre, una dalla parte superiore e una dalla parte inferiore, dove qua abbiamo in uno, diciamo, il rapporto tra cobalto, nichel e arsenico è completamente, diciamo, differente nei due artisti. Non per scelta loro, ma semplicemente per un discorso di approvvigionamento del materiale che loro stessi hanno utilizzato. Questo è un altro, ecco qua. Quindi sopra abbiamo cobalto e nickel con tracce di arsenico, e invece sotto, diciamo, tutte le impurezze sono presenti in maniera, diciamo, più consistente. Questo è un altro dipinto di Perugino che sta nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, era la palla per la chiesa di San Giovanni al Monte, abbiamo un'altra situazione differente rispetto a prima, cioè l'arsenico è in tracce mentre il bismuto è in quantità, diciamo, più elevate. Ora, questi sono due dipinti di Parmigianino. Ora, quello di destra è la cosiddetta schiava turca, che schiava non è, è stato usato adesso un po' come
testimonial della mostra che si è da poco aperta alle Scuderie del Quirinale. Comunque è un dipinto, diciamo, particolarmente famoso, ne parla Stendhal, tutta la cultura parmense del Cinquecento in qualche maniera si sintetizza in questa immagine elegante di donna che, diciamo, dicono che abbia pure ispirato la figura della San Severina nella Certosa di Parma. Comunque, il primo è un altarolo che sta nella Galleria Doria Pamphili, dove vediamo il manto della Vergine che adesso, diciamo, con molta difficoltà si può definire azzurro. E questo è dovuto al problema, diciamo, che presenta lo smalto nella pittura a olio. Quindi, con l'invecchiamento, diciamo, le stesure a olio che a base di smalto tendono a perdere colore e quindi a avere di per sé un colore informe che è grigio, bruno, molto spesso, diciamo, che lasciano trasparire il colore sottostante degli strati preparatori. Ora, nella Madonna della Galleria Doria Pamphili, lo strato pittorico è, diciamo, pur se danneggiato, è stato lasciato così com'è, diciamo, per cui il discorso è solo, diciamo, mentale nostro, che possiamo ricostruire l'aspetto originario, e per alcuni dipinti, diciamo, questo è stato fatto, l'ho presente per un dipinto di Veronese alla National Gallery, in cui lavorando su una fotografia hanno fatto vedere in effetti quanto era differente questo il suo aspetto, perché, diciamo, tutti gli azzurri presenti erano completamente avevano perso colore. Ora, nella Schiava Turca invece, che sembra, diciamo, nuova, fiammante, diciamo, probabilmente aveva esattamente lo stesso problema del troppo. Sì, allora finiamo con la Schiava Turca. Allora, sicuramente, diciamo, aveva uno strato nello sfondo realizzato con azzurro di smalto, che poi dopo è stato, in tempi, diciamo, non molto distanti, cioè, diciamo, nella prima metà del Novecento, eliminato perché è fortemente deteriorato, e quindi per ristabilire questo sfondo neutro, grigio, grigio-azzurro, come suggerito dalla presenza, diciamo, di colore azzurro non deteriorato e dagli strati preparatori. E questo è un concorso di cause, nel senso che gli strati preparatori sporcati con qualche cosa di residuo del colore, di un colore azzurro a base di smalto, e poi dopo molto restauratore che ha cercato di rendere omogeneo, e quindi non si vedeva più un pezzato, sì, sempre smalto, non più mucca carolina come la Madonna della Galleria Doria, dove si vedeva la zona pezzata. Ok. Grazie. Lei ha parlato di deterioramento nella pittura a olio, sia il lapislazzulo che l'azzurro di smalto, quindi tutte e due, quindi il colore blu, diciamo, nella pittura a olio perde completamente il suo fascino, via, diciamo. Sì, diciamo, anche altri colori, però certo, diciamo, nel blu è una cosa che si apprezza di più, perché un discorso di ingiallimento, imbrunimento, di leganti, vernici e via dicendo, fa virare molto più il colore che se questo avvenisse sul rosso o su un giallo. Ora, il meccanismo per il lapislazzuli, come dicevo, è ancora sotto studio. Per il cobalto, dagli anni 60 a oggi,
ci sono state varie teorie, per cui prima si è ipotizzato che ci fosse un processo di rivitrificazione dello smalto, per cui a un certo punto la superficie dei grani butta fuori, si rivitrifica e quindi lascia liberi gli ioni cobalto. Ora, recentemente è stato fatto uno studio con un modello matematico e invece quello che si pensa è un discorso di cambio di valenza del cobalto, ma che comunque il cobalto rimane ancora dentro la matrice o prevalentemente dentro la matrice pietrosa. Era la diapositiva successiva, avevo messo solo l'indicazione di questo studio recente, però non è che... Diciamo un fenomeno naturale accentuato da un artificio umano. Anche la devitrificazione è un fenomeno naturale, minerale, no? Avviene anche all'interno delle rocce, io sono geologo, quindi... No, certo, in alcuni casi, almeno all'IRPA, cioè l'equivalente dell'Istituto Centrale di Restauro in Belgio, avevano avuto negli anni '80 il sospetto forte che un pittore del Cinquecento, Fiammingo, sfruttasse la devitrificazione per ottenere qualità differenti di colore nello smalto. Quindi anche il degrado poteva essere calcolato e sfruttato in qualche modo. Prego. Scusi. A che temperatura mescolano? No. Perché aveva detto la silice, la polvere di calcio, la polvere di rame, il carbon fondente, però più o meno... per il blu egizio... Allora, sui pigmenti ci sono vari testi, quelli più importanti sono uno recente che si intitola Pigment Compendium e la dice tutta il titolo, e l'altro invece che si chiamano Artist Pigments, quindi i pigmenti degli artisti, ed è una collana che prima era nata come articoli singoli negli anni 60 su monografici, su ognuno su un pigmento, su una rivista che si chiama Studies in Conservation. Poi dopo, una ventina di anni fa, hanno unito tutti questi pigmenti in un volume e poi dopo ne hanno fatti altri con studi successivi, per cui per ogni pigmento c'è purtroppo non sono tanti pigmenti, sono al massimo una trentina fino a quelli studiati a tutto tondo, a 360 gradi, però c'è il blu egizio e là sicuramente ci sono le condizioni per ottenerlo. In alcuni casi il degrado è velocissimo, in altri si innesca solo in particolari condizioni. Ora non c'entra niente con i gialli e i blu, ma il cinabro è uno dei pigmenti che si alterano e da rosso diventa nero. Ora Vitruvio dice di un esempio romano e nello spazio, cioè di un ricco che voleva usare pigmenti molto costosi, per cui a tutti i costi ha dovuto fare le lavorazioni con questo rosso molto forte e saturo, poi dice che nel giro di una notte si era alterato. Ora, probabilmente non è vero, però sicuramente in alcuni casi il degrado può essere abbastanza veloce. Quindi sì, no, lo dicevo nel caso dello smalto, che probabilmente macinandolo con la soda lo
degradavano fino a ottenere la tonalità che desideravano. Però ecco, diciamo, indicazioni sulle velocità di degrado di alcuni pigmenti sono abbastanza frequenti nella letteratura antica. Per cui lo stesso Fennini dice: ti guarda da usare questo perché, diciamo, è il veleno dei colori, proprio perché in una cosa così tradizionale come era praticata, diciamo, l'arte, diciamo, all'epoca, era facile fare tesoro degli errori, nel senso che ripetendosi i processi quasi all'infinito, diciamo, dopo un po' di tempo, diciamo, il prodotto venuto male, diciamo, non era registrato. Per cui poteva essere, diciamo, non raro che lo stesso vettore assisteva al deteriorarsi. D'altra parte, Leonardo è un caso eclatante, ma testimoniamo. Quello, diciamo, non era per i pigmenti, ma soprattutto per i giganti. Quindi sperimentava, diciamo, delle cose, diciamo, non tradizionali, e quindi non aveva garanzia sul risultato finale, soprattutto sulla tenuta. Dunque, questo percorso didattico è pensato per il liceo artistico e lo faccio in quarta, dopo che hanno fatto, diciamo, la parte delle leggi classiche in terza e a metà seconda, e poi nella seconda metà della quarta, e poi si fa, diciamo, in maniera molto così informativa la struttura dell'atomo. Perché dico in maniera molto informativa? Perché, come ho cercato di spiegare anche l'altra volta, ho parlato di Torricelli, cerco di far sì che la parte storica e epistemologica venga la parte più grossa del programma, e quindi che le leggi della chimica classica siano fatte in maniera approfondita. Quindi, diciamo, la struttura dell'atomo la faccio in modo più o meno divulgativo, perché ci sono elettroni, protoni, neutroni, e all'interno del nucleo, che gli elettroni si trovano in delle zone che chiamiamole così, che si chiamano livelli di energia e poco di più. Ecco, questo percorso è stato pensato originariamente non da un chimico, ma da un fisico, con l'idea di mettere un pochino di ordine fra i colori dei pittori e i colori della luce. Vi leggo quello che scrive Kandinsky. L'artista ama la forma appassionatamente, così come ama i suoi strumenti e l'odore della clementina, perché essi sono mezzi suscettibili di evocare il contenuto. Questo contenuto non è un racconto letterario, ma la forma delle emozioni provocate dai mezzi puramente pittorici. Infine, l'arte non scaturisce mai dalla sola testa. Conosciamo grandi dipinti che sono derivati esclusivamente dal cuore. In generale, l'equilibrio tra la testa, momento cosciente, e il cuore, momento inconscio e intuizione, è una delle leggi della creazione, una legge antica quanto l'umanità. Quindi l'idea è quella di portare, appunto, di mettere in relazione i colori della luce e i colori dei pittori attraverso questo schema che io qui vi vado a illustrare. Quindi si parte dai colori per dipingere,
Poi si fa la composizione chimica dei pigmenti, che io ora non vi farò rivedere perché, insomma, dopo che ne ha parlato Claudio, insomma, mi sento anche un po' in imbarazzo, e quindi poi i colori della luce, l'interazione fra la luce e gli oggetti, i colori degli oggetti, e la sintesi additiva e sintesi sottrativa. E poi alla fine il pixel. Ora, questo percorso quindi parte da quello che i ragazzi sanno, e quindi faccio portare loro i tre colori primari che loro utilizzano a pittura, che sono il ciano, il giallo e il magenta. I tre colori primari vengono messi insieme per fare i secondari, quindi sono il rosso, il violetto, diciamo il rosso blu, il blu e il verde. E poi i colori terziari che derivano dalla combinazione fra i primari e i secondari. E quindi questo lo sanno già perché l'hanno fatto anche nel biennio. E allora, dopo questa parte qui, si comincia a parlare della composizione dei pigmenti, e qui utilizzo un PowerPoint che, ripeto, ora insomma, non ve lo faccio vedere perché è inutile a questo punto. E poi si inizia a parlare appunto dei colori della luce. Allora, i colori della luce ci viene detto fino da quando siamo piccini, insomma, quando che sono sette. In realtà io sfido chiunque a contarne sette, perché dovevano essere sette, perché sette è una specie di numero magico, no? Perché sette sono i giorni della creazione, sette sono le aperture che abbiamo nella nostra testa, in sette giorni appunto Dio ha creato il mondo. Poi in realtà quindi anche i colori dovevano essere sette, e anche i corpi celesti visibili in cielo che si muovono rispetto alle stelle fisse sono sette, e quindi insomma anche, infatti insomma, distinguere fra l'indaco e il violetto, insomma, ce ne vuole, ecco, proprio bisogna mettercisi proprio di impegno. Anche i mari conosciuti erano sette, quindi l'Atlantico, l'Indiano, il Pacifico, il Mediterraneo, il Mar dei Caraibi, il Mar Artico e il Golfo del Messico. E quindi, diciamo, diamo per scontato che siano sette, anche se insomma, se ne potrebbe discutere. Allora, qui si inizia facendo appunto l'esperimento che i ragazzi già conoscono anche dalla scuola media, cioè cosa succede se si fa passare un fascio di luce bianca attraverso un prisma. La stessa cosa si può ottenere, per esempio, utilizzando un CD e proiettando la luce su una parete bianca. Insomma, si vedono i colori dell'arcobaleno. Se poi noi facciamo passare uno dei colori in cui viene decomposta la luce attraverso il prisma, questa non si decompone più. E questo, diciamo, questa è la prima novità, ecco, perché poi per il resto più o meno sono cose che i ragazzi hanno già conosciuto. Non si decompone più perché, cioè, è una delle componenti della luce che non è più decomponibile. Cioè, la luce bianca è fatta di questi sette colori, diciamo così. Poi uno di questi poi non è ulteriormente decomponibile. Ecco, quindi vediamo un po' cosa succede. Per esempio, allora, se un oggetto ci appare rosso, noi facciamo, quindi entra la luce, chiamiamo bianca, e quindi viene riflesso il rosso. Anche questo è una parte che più o meno la conoscono tutti. Ecco, la professoressa di fisica mi ha portato anche un dischetto di Newton che abbiamo fatto girare molto velocemente, e quindi, diciamo, abbiamo visto che tutti questi sette colori sono effettivamente corrispondono alla luce, chiamiamola bianca. Cosa succede per il bianco? Il bianco riflette tutti i colori, mentre invece il nero li assorbe tutti. Questo diciamo che non è completamente diverso da quello che sanno già i ragazzi, però sicuramente non conoscono quello che è lo spettro elettromagnetico. Cioè, a questo punto noi iniziamo a parlare della luce in termini di onda elettromagnetica e di energia
associata a una lunghezza d'onda e alla frequenza. Quindi la lunghezza d'onda, diciamo, è la distanza da un picco all'altro, e la frequenza invece è il numero di queste onde che passano nell'unità di tempo. Quindi l'energia è direttamente proporzionale alla frequenza e inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. E quindi iniziamo qui a parlare delle varie zone dello spettro e gli effetti che hanno sulle molecole. Ripeto, qui siamo a livello in cui loro sanno già che cos'è una molecola e come è strutturata. E quindi l'effetto delle onde radio, che è solo di riscaldamento, delle microonde, che è di rotazione delle molecole, dell'infrarosso, che è di stretching e di bending, e il visibile, appunto, è quello che poi interessa particolarmente noi, è la zona in cui noi abbiamo un assorbimento di energia, quindi un salto elettronico, e la stessa cosa succede anche nell'ultravioletto. Invece con i raggi X, diciamo, c'è un rimbalzo di questi elettroni, però l'effetto può essere anche ionizzante, cioè le molecole possono anche perdere elettroni, e quindi in questo caso qui l'effetto è quello della ionizzazione. Ecco, un anno qui abbiamo fatto venire anche degli esperti, appunto, di radiologia, per far vedere quali potevano essere la pericolosità, insomma, dei raggi X e per il corpo umano, e quindi qual è l'effetto della ionizzazione e quali effetti può portare. Quindi, ripeto, qui siamo sempre, se ne parla di questi aspetti, e anche che cosa si intende per queste lunghezze d'onda che noi qui facciamo vedere. Questo è sempre, la parte. Ma ci concentriamo ora sulla zona del visibile. Allora, il problema è questo, che per i nostri occhi, quindi per come è strutturato, come sono strutturati i nostri occhi, noi non dobbiamo parlare sui sette, non dobbiamo ragionare sui sette colori dell'iride, ma ne bastano tre. Perché i coni, che sono quelli con cui noi recepiamo i colori, recepiscono il rosso, il verde e il blu. Quindi, come esistono dei colori primari per i pittori, esistono dei colori primari per la luce, che sono il rosso, il verde e il blu. E quindi, qual è il problema? È andare a vedere come interagisce un determinato oggetto colorato con i tre colori primari della luce. Allora, per esempio, prendiamo i tre colori primari dei pittori, che sono giallo, ciano e magenta. E cosa succede, per esempio, se un oggetto appare giallo? In pratica viene assorbito dei tre colori il blu, vengono restituiti gli altri due, e questo ci dà la sensazione della colorazione gialla. Se ritorniamo a questo schema iniziale, quello che loro si sono fatti all'inizio e che ci portiamo sempre dietro sul quaderno, quando noi abbiamo un assorbimento, per esempio noi vediamo una cosa gialla, noi vediamo il colore che è all'opposto, quindi abbiamo assorbimento del blu, quindi è quello che viene chiamato il colore complementare. Ora, quindi, per esempio, se un oggetto ci appare, qui non ce l'abbiamo più, eccolo, se un oggetto ci appare ciano, vuol dire che ha assorbito il rosso, sempre per il discorso del complementare. Poi, se una cosa appare magenta, vuol dire che ha assorbito il verde. Allora, qui c'è da chiarire però cosa vuol dire assorbire, cioè a questo punto è necessario conoscere un po' di struttura elettronica e di livelli, cioè quando per esempio il sodio a noi ci appare giallo perché assorbe il blu, ma cosa vuol dire che assorbe il blu? Vuol dire che dal livello fondamentale a quello eccitato si fornisce un'energia pari a quella corrispondente alla radiazione blu. Quindi queste radiazioni sono, cioè ogni colore corrisponde a una radiazione che ha una lunghezza d'onda e una frequenza.
Ecco, quindi, e qui bisogna lavorarci molto nelle classi, perché ora, insomma, detto così ci vuole poco, però detto, insomma, in una classe, diciamo, di un liceo artistico ci vuole tanto, ma ci vorrebbe tanto anche a farla in un liceo, insomma, scientifico, volendola fare bene. Quindi, se abbiamo il bianco, invece abbiamo la restituzione di tutti i colori, se abbiamo il nero, invece vengono assorbiti tutti e tre. Allora, cerchiamo di chiarire a questo punto una cosa che loro conoscono già anche dal biennio, cioè l'idea di sintesi additiva e di sintesi sottrativa. Allora, quando noi abbiamo una sintesi sottrativa, mettiamo insieme dei pigmenti, ognuno dei quali assorbe una radiazione luminosa. Quindi, complessivamente, noi andiamo verso il nero. Quindi, per esempio, tra il ciano e, il magenta abbiamo un blu scuro, fino agli accoppiamenti, fino a che, mettendoli tutti e tre insieme, arriviamo al nero. La stessa cosa invece non succede mettendo insieme i colori della luce, e questo lo possiamo fare anche prendendo un programma che si chiama Flash Color, che si può scaricare dal telefonino, questo l'abbiamo fatto con i ragazzi. Si fanno vedere questi faretti colorati, ogni ragazzo fa vedere, mette uno di questi tre colori e vede che alla fine si ottengono queste combinazioni di colori e poi alla fine il bianco. Diciamo, questo per mettere un po' di ordine, no? Fra questa relazione fra colori della luce e colori dei fittori. Ma quello che interessa anche molto a loro, anche perché i ragazzi che ho io, per esempio quelli del Serale, sono anche di grafica, quindi a loro interessa molto questo aspetto in relazione al colore dello schermo. E quindi abbiamo fatto che cosa significa, che cos'è il pixel. Il pixel, appunto, è questa unità di colore, questo cubetto, chiamiamolo così, questa unità di colore, che si basa appunto su questi tre colori, nel caso dell'RGB rosso, verde e blu, e quindi a ogni, diciamo, consideriamo i tre assi cartesiani X, Y e Z, quindi dando il valore massimo, per esempio 1, 0, 0, noi abbiamo il rosso, se abbiamo il verde avremo 0, 1, 0, se abbiamo il blu sarà 0, 0, 1. Ora, se si prova a fare poi effettivamente con col tasto destro del mouse andando sul desktop, non si trova 1, ma si trova 255, che è l'unità che viene utilizzata. Allora, quindi facciamo chiediamo loro, allora se io ho il nero che succede? Non avrò nessuno di questi tre, quindi sarò nello 000, no? Quindi, e però la cosa bellina è farglielo fare a loro, diciamo, scritto, cioè cosa pensate che succede, e poi andare a utilizzare il computer per vedere cosa si ottiene. E quindi se io metto insieme tutti e tre questi colori, allora questo facilmente si otterrà il bianco. Oppure se metto insieme a questo punto il blu e il rosso, il magenta. E quindi si capiscono anche che quei colori che loro trovano quando, mettendo il tasto destro del mouse, andando a colore e trovando altro, ha un significato che può essere compreso. Poi esiste anche il sistema CMY, che appunto si basa sui tre colori invece dei pittori. Ripeto, questo percorso che ora per esempio si sta ampliando, perché il professore di fisica e di matematica ha trovato un programma che spiega meglio non solo tutti e tre queste tre combinazioni di colori, ma anche le tonalità, attraverso un programma che si chiama GeoBra, e ce l'ha mandato proprio in questi giorni il professor Cappello. Poi per la parte invece relativa ai pigmenti, Cappello di fisica, per la parte dei pigmenti appunto c'è Patrizia Baldacci, ci si sta lavorando, poi in futuro ci lavorerà anche con la collega del Serale, quindi
ripeto, è poco più che divulgativo, però permette ai ragazzi di mettere un pochino d'ordine, diciamo, fra i colori della luce e i colori dei pittori. E qui finito. Sono stata breve, sì. Yeah. Ecco, io ho insegnato anche analisi in quarta al liceo, all'ITI per chimici, e quello che ho notato è che spesso e volentieri ci si perde, no, nei conti, facendo gli spettri, nelle relazioni fra l'assorbanza e le lunghezze d'onda e così via, le concentrazioni, e poi questa visione, diciamo, completa d'insieme si perde. Quindi io, per esempio, dovendo rinsegnare analisi, per esempio, lo rifarei questo come divulgativo di un percorso molto più dettagliato che si può fare, per esempio, in una quarta o una quinta ITI. Quindi, diciamo, si adatta un po' alle varie esigenze del livello di scuola in cui siamo. Se non ci sono domande, do la parola a Gianluca Farusi. E non vi è comunicazione se non vi è interazione. Chiaramente il passaggio tra comunicazione e apprendimento, come abbiamo sperimentato, penso, nella maggior parte delle nostre lezioni quotidiane, non è un passaggio sempre scontato, ma nemmeno quello tra interazione e comunicazione. Ad esempio, questa vignetta che vi ho riportato tende a esemplificare questa cosa. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Non l'ha visto il cartello? E lui risponde: Habe ich ein rotes Auto? O forse una macchina rossa? Ok, quindi c'è stata sicuramente interazione, non c'è stata comunicazione, ovviamente. Allora, io credo che la motivazione sia il motore dell'interazione. Quasi sempre quando mi trovo ad essere invitato, come in questa occasione, dico sempre che tante sono le sfaccettature importanti nell'attività di insegnamento, ma io ritengo che quella principale è sicuramente la motivazione. Una volta ebbi a parlare, ebbi l'onore di parlare con un premio Nobel, stavo leggendo di chimica, un lavoro che avevo fatto, e lui effettivamente mi disse questa frase che ricordo sempre: tu potresti essere il migliore insegnante di nuoto del mondo, potresti conoscere le migliori tecniche in assoluto, essere il miglior pedagogista in assoluto, quindi avere una competenza metodologica, pedagogica, anche disciplinare elevatissima, in questo campo relativa agli insegnanti di nuoto, ma se non convinci il tuo studente a tuffarsi in mare, tutta la tua sapienza praticamente ha ben poco utilizzo. Per cui sicuramente la parte principale è la motivazione. Allora io vi comunicherò stasera alcune esperienze, chiaramente relative a alcuni temi legati all'arte, nel quale ho fatto della motivazione il punto principale. Queste esperienze fanno parte di una raccolta più vasta che ho chiamato Impara la chimica con Plinio il Vecchio. In pratica io ho scelto alcuni passaggi della storia naturale, quindi di Historia Naturalis di Plinio il Vecchio, perché in questa maniera pongo lo studente nelle stesse condizioni prescientifiche in cui si trovava Plinio. Quindi nel descrivere un determinato fenomeno, non era, ovviamente tentava di dare delle risposte che erano quelle che erano le sue risposte. Quindi io in genere ogni lezione parte da una lettura della Naturalis Historia, di un passaggio della Naturalis Historia, poi si commenta con i ragazzi e poi in laboratorio viene rifatta o quell'esperienza o qualcosa di simile, poi cerchiamo chiaramente di trarre delle conclusioni. È ovvio che questa non è una programmazione ma è una progettazione. La differenza sta nel fatto che chiaramente la progettazione devi essere sempre pronto, momento per momento, a essere in grado di cambiare il tuo cammino, quindi la visione un po' più plastica rispetto a quella che è la programmazione dell'attività. Quindi io lascio sempre quello che è la progettazione del mio lavoro a maglie sempre molto larghe. Ritengo che questo lavoro che ho fatto, che ha per centro Naturalis Historia, ha diversi punti di forza.
Uno è quello di porre l'attenzione alla costruzione della conoscenza disciplinare che riconosce un ruolo determinante all'esperienza concreta e al laboratorio, quindi sicuramente si passa sempre attraverso l'esperienza laboratoriale. Inoltre, quella di fare un appropriato uso della multimodalità e dei diversi linguaggi. Quando intendo multimodalità, chiaramente non intendo multimedialità, perché una lezione tipo questa che sto facendo io è del tutto una lezione frontale, solo che invece di avere un gesto c'è un mouse, ma non fa nessuna differenza, quindi da questo punto di vista non cambierebbe nulla. Quindi quando intendo multimodalità intendo chiaramente quella di sfruttare il più possibile tutti gli stili cognitivi, quindi dal kinestetico a quello, non so, a quello visuale, a quello auditivo, il più possibile. Poi stabilire raccordi significativi anche empatici con le radici culturali locali e dell'esperienza quotidiana, quindi il legame al territorio, se è possibile, come vedremo, o alla vita di tutti i giorni, questo è un altro punto fondamentale. Far maturare la graduale acquisizione della consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la costruzione di modelli, quindi deve essere sempre chiaro che la scienza non è dispensatrice di verità, perché non è il suo compito, non è il suo ruolo, ma è un modo di indagare la natura ricorrendo a dei modelli, quindi sempre questa consapevolezza che stiamo usando un modello, che questo modello è suscettibile di cambiamenti, e quindi questo è un altro punto cardine che non bisogna assolutamente dimenticare. Poi stimolare una costante riflessione sul significato di quanto si apprende sia a livello individuale sia a livello collettivo. Quindi sempre il discorso del collaborative learning, della peer education, è fondamentale da questo punto di vista perché un apprendimento sia duraturo e chiaramente abbia significato. Il mio intervento di stasera sarà focalizzato fondamentalmente su tre momenti. Quello che io chiamo il warm up, cioè quello con i quali catturo l'attenzione dei ragazzi. Stasera non ve lo posso proporre in modo lineare per ovvi motivi. Io cercherò di proporvi la stessa lezione che io faccio in classe, però non avrà la stessa linearità, ovviamente, e magari riporterò alcuni momenti che io sfrutto per introdurre un certo concetto, una certa discussione. Poi chiaramente ognuno di noi, a seconda di dove insegna, potrà chiaramente ritenere utile seguire una cosa oppure farne un'altra. La parte sperimentale, quindi vi illustrerò anche questa parte, e poi la discussione, che generalmente coincide con una verifica di tipo non sommativo, ora mi sfugge, con gli allievi. Allora, il primo argomento da cui parto è il vetro. Ora, per quanto riguarda l'origine del vetro, non si sa precisamente quando fu scoperto questo materiale, anche se solitamente si fa riferimento alla famosa parte della storia naturale di Plinio, in particolare al libro 36, verso 65. Non la leggo in latino, la leggiamo in italiano. Quindi in Siria c'è una regione chiamata Fenicia, confinante con la Giudea, e che comprende tra le basse pendici del Monte Carmelo una zona paludosa che si chiama Candebia. Si pensa che in questa zona nasca il fiume Belo, che dopo un tragitto di 5 miglia si getta nel mare vicino alla colonia di Tolemaide. La spiaggia su cui si deposita questa sabbia non si estende per più di 500 passi, ma nonostante ciò, per molti anni, è stato l'unico posto a fornire il materiale necessario a fare il vetro. Si dice che una nave di mercanti di soda fosse approdata in questo posto e, dovendosi preparare il pasto, ma non trovandosi pietre che potessero fare da sostegno ai pentoloni, si fossero utilizzati allo scopo dei blocchi di soda presi sulla nave. Sottoposti al calore del fuoco e combinandosi con la sabbia della spiaggia, produssero rivoli trasparenti di un liquido ancora sconosciuto. Questa, si dice, sia stata l'origine del vetro. Questo è quello che riporta Plinio. Questa qui è, diciamo, la citazione iniziale che facciamo sempre per calare gli allievi in quello che è l'argomento che noi vorremmo andare ad affrontare. Già qui non richiedo chiaramente una visione chimica della cosa, però si comincia già in qualche maniera a solleticare la loro mente, nel senso di dire che tipo di trasformazione può essere avvenuta, ok? Però siamo ancora nella fase iniziale. Una delle prime domande che mi fanno è sicuramente che cos'è il natron, e lì chiaramente questo lavoro è dedicato a una classe seconda, quindi a una seconda di un istituto tecnico industriale. Poi ripeto, può essere calata in diverse realtà, a seconda, insomma, modificando alcune cose.
In realtà il vetro nasce in Mesopotamia tra il 3000 e il 2000 a.C., anche se si trattava essenzialmente di una pasta vitrea, perché la silice in quel caso non raggiungeva ancora una completa fusione. Prima di passare alla discussione della pagina che abbiamo poc'anzi letto, la prima domanda che chiaramente viene fatta dai ragazzi, e che io insomma invito loro a discutere con me, è: che cosa è il vetro? Ora, questa non è una domanda semplice, soprattutto per ragazzi del secondo anno. La definizione più corretta, che è, a mio modo di vedere, quella proposta dall'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, che ora possiamo leggere, è assolutamente una definizione o una modellizzazione che non va bene per ragazzi del secondo anno, perché chiaramente non sarebbero in grado di interpretare quello che si va a leggere, anche se la definizione è più corretta. Il vetro è quel materiale che, sottoposto a diffrazione a raggi X su polveri, non mostra picchi e che, a causa di una variazione di temperatura, presenta una variazione più o meno netta di alcune proprietà termodinamiche, come il volume specifico, l'entalpia, il calore specifico, l'espansione lineare. La temperatura che viene la variazione si chiama temperatura di transizione vetrosa. È ovvio che proporre un modello che faccia riferimento a questa definizione, seppur corretta, è completamente, diciamo, fuori luogo. Allora bisogna fare riferimento a un altro modello, e io sottopongo alla vostra attenzione quello, diciamo, che faccio io, poi può piacere o meno, poi se ne può in qualche maniera discutere. Allora, io faccio riferimento a quello che viene chiamato normalmente modello di Zachariasen, e cioè quello di proporre ai ragazzi due tipi cosiddetti di mattonelle, una mattonella che chiamiamo A e una mattonella che chiamiamo B. Una mattonella A che ha al suo interno elementi ordinati, e un altro tipo di mattonelle che chiamiamo mattonelle B, che invece sono mattonelle che non hanno elementi ordinati al loro interno. Per cui possiamo definire cristallo un pavimento formato da mattonelle di tipo A accostate in modo da rispettare una qualche simmetria. Quindi queste mattonelle ordinate al loro interno vengono accostate in modo simmetrico. Il vetro è come un pavimento formato da mattonelle di tipo A accostate in modo disordinato. Quindi sono mattonelle che al loro interno hanno elementi ordinati, ma sono accostate in modo disordinato. Mentre un solido amorfo è come un pavimento formato da mattonelle di tipo B. Questo è il modello che io ritengo in qualche maniera fruibile a questa fascia di età. Loro in qualche maniera sono abituati alla modellizzazione tipo quella, non so, che per quanto riguarda l'atomo fa riferimento a Dalton, per esempio. Per cui è un modello che ho visto generalmente non faticano in qualche maniera a far proprio nelle indagini anche successive. Ok. Com'era il vetro in epoca romana? In epoca romana il vetro aveva una composizione in silice che variava dal 64 al 75%, in ossido di sodio dal 15 al 23%, e in ossido di calcio magnesio tra l'1 e il 10%. La silice è l'agente vetrificante, e mentre l'ossido di calcio è l'agente stabilizzante. Io a questo punto definisco semplicemente l'ossido di calcio stabilizzante e basta, per un motivo che poi vedremo nelle domande, diciamo, nell'interazione che poi ci sarà tra me e gli allievi. Spero sempre che qualcheduno, almeno all'inizio, non mi chieda che cosa intendo per stabilizzante, non perché ovviamente abbia difficoltà a dirlo, ma perché in qualche maniera è un qualche cosa che vorrei loro scoprissero in seguito. Mentre l'ossido di sodio ha una funzione di fondente. Okay? Come mai il vetro romano ha generalmente la stessa composizione? Ha la stessa composizione perché, come poi vedremo successivamente, vi erano solamente pochi posti dove il vetro veniva prodotto, erano officine dove il vetro veniva, una delle più famose era in Egitto, a Tell el-Amarna, e poi questi lingottini di vetro venivano poi trasportati in altri siti dove subivano una seconda elaborazione, quindi venivano successivamente elaborati in loco. Per cui la composizione del vetro di età romana è pressoché simile, indipendentemente, diciamo, dal rinvenimento del manufatto.
La parola vetro, anche questo è interessante, ora lì dipende anche dall'ordine di scuola, se ne può parlare con i ragazzi, nel senso che esiste un'opera letteraria ben precisa in cui il termine vitrum viene introdotto per la prima volta, ed è quando il vetro diventa per la società romana una vera e propria rivoluzione tecnologica, e cioè siamo nel primo secolo avanti Cristo, quando comincia a diffondersi la canna da soffio. Che quello è il momento in cui il vetro diventa una vera e propria rivoluzione tecnologica, è testimoniato dal fatto, ripeto, che per la prima volta compare questo termine, e compare in Lucrezio, in De Rerum Natura, nel libro quarto, nel verso 602. Quali assunt vitri species qua travolat omnis? Lucrezio sta parlando di come, ad esempio, i rumori non possano passare attraverso, ad esempio, le pareti d'un muro, okay? Cioè possano, scusate, passare attraverso le pareti d'un muro, mentre le immagini no. E dice che il vetro è quell'unico, diciamo, quel materiale attraverso il quale le immagini, okay, possono passare oltre. Quindi questa è la prima diciamo, testimonianza in un'opera letteraria del termine vetro. Okay? L'altra cosa importante, a mio modo di vedere, è il fatto che presso la Roma antica il vetro veniva assimilato al metallo, e questo non solo presso, diciamo, il mondo romano, ma anche presso il mondo greco. Le due, diciamo, testimonianze che io riporto, e ora magari possiamo anche evitare, sono, per quanto riguarda il mondo greco, Aristotele, la Meteorologia, libro quarto, paragrafo 389, e per quanto riguarda Plinio, la Storia Naturale, libro 36, paragrafo 68. Plinio scrive: siamo colti da stupore al pensiero che non c'è quasi nessun risultato che possa essere raggiunto senza l'ausilio del fuoco. Il fuoco prende le sabbie e da queste produce da una vetro, da un'altra argento, da un'altra minio, da un'altra le varie specie di piombo, da un'altra coloranti, da un'altra medicamenti. Con il fuoco le pietre si sciolgono in rame, con il fuoco si produce e si lavora il ferro, con il fuoco si raffina l'oro, nel fuoco bruciano i sassi che fanno stare insieme le pietre delle case. E Aristotele, nella Meteorologia, scrive: oro, argento, bronzo, stagno, piombo, vetro e molti tipi di pietre che non hanno nome sono d'acqua, perché tutti questi fondono per azione del calore. Quindi assimilano il vetro a un metallo e dice che ciò che li accomuna è il fatto di poter essere sottoposti al processo di fusione, anche se chiaramente, come sappiamo, le cose qui sono distinte, perché nel momento in cui io tengo il vetro per fusione ho una vera e propria, diciamo, trasformazione chimica, okay? Quindi il termine fusione in questo caso è usato in modo improprio, volendo. Però può essere, diciamo, uno spunto chiaramente per la discussione in classe, a seconda anche dell'età dell'allievo. Ok, benissimo. Questo è quello che vi ho detto prima. La citazione che normalmente utilizzo io prima del lavoro sperimentale è la seguente, invece. È un passo di Marziale, l'epigramma 1, dove c'è un'informazione importante, il fatto che anche presso il mondo romano antico era previsto il riciclaggio del vetro. Si legge: «Trans Tiberinus ambulatur, qui pallenza sulfurata fractis permutat vitreis». Ora attenzione, perché se andate a leggere le interessantissime, diciamo, proposte di traduzione che sono sul sito, mi pare, dell'Università di Oxford, anche se questa traduzione è quella, diciamo, più accettata, cioè un ambulante trasteverino che per del vetro rotto dà in cambio zolfanelli, ce n'era un'altra. L'altra traduzione era: il pallenza sulfurata fractis permutat vitreis veniva così interpretata. Pallenza sulfurata era praticamente un ablativo, quindi secondo loro erano che i cocci di vetro potevano essere rimessi insieme tramite dello zolfo fuso. Quindi diciamo che sono possibili due traduzioni, questa e l'altra. Qui è la chimica che ci dà una mano, nel senso che per chi di voi, ad esempio, insegna in un liceo e ha allievi che conoscono, diciamo, a che fare col latino, può proporre quella che può essere la miglior traduzione in linea con, diciamo, quello che la chimica ci propone di fare. Perché se voi prendete dei pezzi di vetro, tentate di metterli insieme, facendo fondere dello zolfo e rimettendoli insieme,
traduzione numero due, oppure se accettare questa prima traduzione, il fatto di dare in cambio del vetro rotto per degli zolfanelli, i ragazzi non avranno difficoltà a seguito di un'esperienza laboratoriale a proporre qual è la traduzione migliore delle due. Quindi i frammenti di vetro venivano riciclati. Questo è testimoniato anche da un rinvenimento archeologico a Pompei, dove si è trovato un canestrino di vimini con all'interno dei piccoli frammenti di vetro. Qual era lo scopo di questi frammenti di vetro? Essenzialmente due. Uno era quello di poter essere utilizzati, riciclati, per fare gli occhi delle statue bronze. L'altro invece era quello di utilizzarli come tessere per i mosaici. Ok? E qui parte quello che è il target che con gli allievi ci siamo proposti di raggiungere, preparare delle tessere vitree. Okay? Perché ci siamo proposti questo obiettivo? Come vi dicevo prima, io insegno presso l'ITIS Galilei in Avenza Carrara e a 40 minuti di cammino si trova il sito archeologico di Luni. Ora non fate conto, queste erano circa le 5:20 di stanotte mentre io stavo tentando di finire questa e la scannerizzazione è venuta un po' storta, però diciamo che l'intenzione era buona. Allora, quella che è indicata al numero 4, questa, è la casa dei mosaici. Quindi, come vi dicevo prima, il legame chiaramente al territorio è fondamentale, perché anche quello che noi intendiamo poi con la scientific literacy a livello europeo, che cosa è? Dare agli studenti delle opportunità di interpretare il mondo reale e al tempo stesso essere in grado di fare delle domande pertinenti in quello che è quel particolare ambito nel quale loro stanno lavorando. Quindi ho ritenuto opportuno chiaramente calare la lezione in quella che è la realtà locale. Li ho portati a vedere questa pavimentazione, ci sono appunto ancora dei resti. Questa è la foto di alcuni pesci che vengono rappresentati in questi mosaici. Ora, la maggior parte delle tessere sono in pietra, ma queste qua invece sono in pasta vitrea, ok? Quindi il nostro scopo qual era? Proviamo a riprodurre queste tessere, ok? Allora tutti contenti, Carrara come sapete è vicino al mare, vanno al mare, vanno a prendere sta sabbia, tutti contenti, ora domani facciamo le tessere di vetro, quindi arrivano con la silice, io zitto, ovviamente sapevo che ci sarebbe stato qualche difficoltà, però li lascio fare. Quindi prendono il loro crogiolo, mettono dentro la loro sabbia, prendono il carbonato di sodio, tutti contenti, e poi stanno con questo crogiolo sopra il Bunsen e purtroppo campa cavallo, non, la temperatura chiaramente non è sufficiente e quindi tutti sconsolati, professore, non possiamo fare la tessera di vetro. Allora chiaramente cominciamo una discussione per vedere come si può risolvere la situazione, finché un ragazzo, Nicola, si ricorda che ha sentito dall'assistente tecnico parlare che ci sono dei becker per i quali ha sentito la parola vetro borosilicato, una cosa del genere. Allora propone di sostituire quella che era la silice con qualche cos'altro. Lui ha sentito la parola borosilicato e dice ok, se la silice non va bene proviamo con qualcosa a base di che contenga il boro. Allora si ricorda se io due voglio usare l'anidride borica non c'è, che facciamo? Allora abbiamo l'acido borico, ok, allora partiamo con l'acido borico. Gli altri componenti da utilizzare l'ho dovuti per ovvi motivi suggerire io adesso, come vediamo. Per me è già stato già un successo che ci sia stato qualcheduno che per fortuna o per intelligenza, non so per quale motivo, abbia tirato fuori questa cosa. Ovviamente poi è nata la discussione, quando hanno visto che la cosa funzionava, perché funziona l'acido borico? O avete delle alternative? E lì, dopo qualche tentativo, effettivamente la cosa ha dato risultati perché hanno pensato che sia il silicio sia il boro sono nella linea praticamente di confine tra metalli
e non metalli, quindi molto probabilmente anche l'anidride fosforica avrebbe funzionato, comunque sia gli ossidi dei semimetalli. Questo è stato per me il primo successo, perché hanno individuato praticamente in modo, diciamo, autonomo quello che poi è l'iniziatore di reticolo, in parole povere, che ha come caratteristiche quelle di essere proprio un ossido di un semimetallo. La silice può andare bene, come va bene l'anidride borica, anche l'anidride fosforica, l'anidride arsenica e così via. Ho suggerito io quali gli altri componenti da utilizzare. E allora abbiamo fatto le nostre tessere di vetro in questo modo. In un becher abbiamo pesato 6,5 grammi di PbO, poi abbiamo utilizzato l'acido borico e l'ossido di zinco, okay? Per quanto riguarda il piombo, perché chiaramente conferiva la cristallinità alla tessera, e lo zinco sia perché permetteva di abbassare, diciamo, il punto di fusione, quindi era un fondente che poteva essere utilizzato. Poi a questo punto si sono accorti che riscaldando sul Bunsen si otteneva la pasta vitrea. Abbiamo utilizzato i contenitori in alluminio, quello per le candeline, dove abbiamo versato la nostra pasta vitrea, e poi con la carta vetra abbiamo ottenuto le nostre tessere, quindi quelle tessere che volevamo ottenere per rappresentare nuovamente quelle che erano la parte superiore del pesce che avevano visto nel sito archeologico di Luni. Dopodiché io ho voluto fare delle domande per vedere se in qualche maniera questo percorso che avevamo fatto era stato in qualche maniera interiorizzato, capito, insomma. E queste sono le domande che io ho posto. Poi se ne può discutere se vi piace, insomma, ognuno poi ha il suo modo di vederle quelle cose. Prima domanda: perché lo zucchero filato, alcune caramelle, caramello possono definirsi vetro? Perché anche qui era nata la discussione nella definizione di vetro da un punto di vista chimico e da un punto di vista fisico, perché quando eravamo arrivati poi a concludere che anche una caramella tipo Charms oppure lo zucchero filato è un vetro, allora a sto punto qua cominciava la domanda: come fa lo zucchero filato, non c'è mica la silice, se mangio una Charms non mi butto giù dei silicati, no? Allora la differenza tra vetro da un punto di vista chimico e stato vetroso, ok? Quindi i due aspetti, l'aspetto chimico e l'aspetto fisico. Quali fenomeni ti fanno pensare che nel crogiolo sia avvenuta una trasformazione chimica? Su questo è andata meglio. Per quale motivo molti reperti vitrei del mondo antico si sono disintegrati? Ecco perché non gli avevo detto il ruolo, chiaramente, del carbonato di calcio, del CaO, perché chiaramente l'aggiunta del carbonato di calcio in sostituzione del parte del carbonato di sodio diminuisce quella che è la solubilità in acqua del vetro, quindi la maggiore resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici. Tra altre cose, in parallelo a questo, abbiamo poi fatto un percorso che riguarda i profumi dell'età di Pericle, e in particolare un profumo romano, il profumo di Giulio Cesare, che è il Telinum, perché erano contenuti in alcuni balsamari che in parte erano in vetro, ok? E lì però è una cosa che non presento oggi, però anche lì abbiamo fatto questa macchina del tempo odorosa, diciamo così, dove loro sono ritornati all'età di Pericle rifacendo gli stessi profumi, ok? Per quello di Giulio Cesare abbiamo dovuto cambiare invece un ingrediente. Comunque poi, se siete interessati a questa cosa, vi dico dove trovarla e potete ricrearla. Poi, quali somiglianze caratterizzano il chimismo di silice ed anidride borica relativamente al processo di vetrificazione? Okay? Cosa c'è di simile tra questi due, secondo voi, tra questi due composti? Poi, se in via ipotetica tu potessi realizzare una curva di riscaldamento per un sistema vetroso, terresti una sosta termica? Qua c'è stato un autocompiacimento, perché loro in prima questo riconoscimento, diciamo, della differenza, perché abbiamo lavorato tantissimo tra appunto diciamo il punto di fusione per la determinazione se un campione di materia è una sostanza oppure no. Quando hanno visto questa c'era già la luce negli occhi per sapere dove andavano a parare, ok? Poi, per quale motivo un vetro di epoca romana antica, se paragonato ad un attuale, presenta la stessa temperatura, una viscosità minore? E lì, perché nel vetro romano c'era una quantità di carbonato di sodio maggiore rispetto, diciamo, a quello attuale. E poi con la 7 è stato molto bello. Alcuni scavi a Beit Shelan in Israele,
quindi gli ho fatto vedere un documento, hanno riportato alla luce quel che resta di un negozio di un vetraio. Vicino ai resti di quella che era una fornace sono stati rinvenuti molti noccioli di oliva. Qual era, a tuo avviso, il loro impiego? E allora qui, divisi per gruppi, dovevano dirmi qual era il motivo per cui sto vetraio aveva i noccioli d'oliva praticamente all'interno della sua officina. Per quale motivo doveva utilizzare, diciamo, questi noccioli d'oliva? E lo stesso, la successiva domanda, degli stampi di argilla greci risalente a fine V, inizio IV secolo a.C., hanno mostrato sulla superficie tracce di corindone. A quale scopo pensi possa essere stato utilizzato? A livello didattico la domanda 7 numero 8 sono state secondo me le più belle per quanto riguarda il pilastro iniziale che vi ho detto, l'interazione, interazione tra loro e interazione con l'insegnante. Alla fine ci sono arrivati, il ruolo dei noccioli d'oliva è quello che quando l'oggetto in vetro veniva posato, diciamo, sui i noccioli d'oliva o anche una miscela tra cenere e noccioli d'oliva, il processo di riscaldamento veniva rallentato, quindi praticamente era dovuto al fatto che questi noccioli d'oliva assorbivano calore e in modo lento, per cui il passaggio dallo stato fluido a quello solido avveniva in modo più rallentato. E per quanto riguarda il corindone è perché, per non permettere l'adesione della pasta di vetro fusa con lo stampo nel quale la pasta di vetro fusa veniva colata. E poi a causa delle impurezze di ferro presenti, il colore naturale del vetro antico variava, vabbè, qui non c'è, in pratica io dicevo, il vetro antico, specialmente diciamo quello che è stato rinvenuto a Pompei, conteneva del ferro, ma ne conteneva poco, eppure i vetri pompeiani hanno una sfumatura di colori che va dal giallo chiaro all'azzurrino, al verde, fino ad arrivare a un ocra. E in questo vetro, dicevo, le analisi chimiche attuali hanno rinvenuto la presenza di manganese. Allora la domanda era, c'è un legame secondo te tra l'aggiunta di ossido di manganese e questa variazione di colori? È ovvio che in seconda che risposta vuoi avere, a me interessava sapere che arrivassero a capire che siccome il laboratorio l'anno prima loro hanno fatto altri tipi di esperienze per la quale sapevano che lo ione ferrico ha un colore giallo in soluzione e lo ione ferroso ha il colore verde, l'aggiunta di quantità diverse di ossido di manganese permetteva una variazione del numero di ossidazione, quindi il passaggio da ferro 3 a ferro 2 di tipo graduale, quindi si potevano trovare miscele dei due stati di ossidazione del ferro e quindi questo poteva, in qualche maniera era indice del fatto che la diversità di colore era dovuta alla diversa percentuale di ossidi di manganese aggiunti durante il processo di fabbricazione del vetro. Ora, mancando solamente più, 5 minuti alle 6, avevo previsto anche altre cose, ma magari per quanto riguarda l'indaco vi dico almeno qual è stata come l'abbiamo estratto e qual era il filo conduttore. Provo a cercare di starci, insomma. Anche qui c'era una cosa interessante, perché il libro nono della Naturalis Historia, paragrafo 133, è interessante perché Plinio descrive come veniva estratto l'indaco. Lui fa riferimento ai murici e quindi dice che vanno estratti in primavera, quando Sirio comincia ad avere una certa posizione nel cielo, e poi bisogna prendere questo murice, bisogna in qualche maniera togliere quella che è la ghiandola ipobranchiale perché contiene quello che poi vedremo è l'indaco, ma anche lì poi vi faccio vedere la domanda che ho posto ai ragazzi. E insomma, descrive nel dettaglio tutto il processo, deve stare 10 giorni all'interno di queste vasche, poi viene fatto bollire, poi viene aggiunta dell'urina e prosegue per altri 3 giorni e di volta in volta si fa la prova immergendo della stoffa per vedere se si colora. E il punto qual era? Che viene scritto fervere in plumbo. Ora, in Plinio, questo fervere in plumbo è mancante di un aggettivo, nel senso che generalmente dopo plumbo ci deve essere o albo o nigro, quindi qui non si capisce se questi contenitori erano di stagno o erano di piombo, perché se fosse stato in plumbo nigro era piombo, in plumbo
albo era stagno. Allora qui è interessante, ripeto, io l'ho fatto con i miei allievi, chiaramente in italiano perché sono studenti in un istituto tecnico, gli ho posto qual è il problema. Chi di voi insegna in una scuola dove si fa latino, anche qui indovina la traduzione giusta, nel senso che, poi vi do gli estremi per riprodurre in laboratorio questa esperienza, è possibile andare a distinguere utilizzando l'indaco un pH intorno a un 10-11, a una temperatura di 90 gradi centigradi, vedere che nel caso dello stagno la reazione avviene e nel caso del piombo la reazione non avviene. E quindi chi ha tradotto, o anche nei testi che potete trovare, anche diciamo di una certa importanza, questo plumbo con piombo, ahimè, ha sbagliato. Perché la traduzione corretta, mancando l'aggettivo, non è in contenitori di piombo, ma è in contenitori di stagno. Okay? E quindi questo era quello che era il target principale. Però prima di utilizzare l'indaco, questo doveva essere estratto. Vi salto purtroppo tutta la parte intermedia, in modo tale che negli ultimi 3 minuti vi faccio vedere come l'abbiamo estratto. Vado molto veloce in questa parte. Io iniziavo dicendo: cosa hanno in comune i tuoi blue jeans, le lumache di mare, la famiglia reale egizia? Indaco, porpora, colore del faraone, perché anche qui c'è un po' di confusione tra l'indaco e la porpora e come questi sono imparentati, ok? Perché, ora vi salto questa parte intermedia per motivi di tempo purtroppo, questa però ve la devo far vedere un attimo. Altra citazione importante è il libro sesto dell'Odissea, il verso 53-306. Si legge, e la catastrofos a lui porfura, cioè lavorando al fuso un filato di lana tinto con porpora di mare. Perché Omero chi per lui specifica che porpora di mare? Evidentemente la prima domanda è: se c'è la porpora di mare c'è anche la porpora di terra in qualche maniera, che vale di meno come poi vedremo. E infatti questo è una distinzione tra quello che è l'indaco estratto da piante tipo, poi vedremo l'indigofera tinctoria o l'isatis tinctoria, che è quella che abbiamo usato noi, e l'indaco invece estratto dai murici, ok? Questo può essere interessante perché è la testimonianza del fatto che avevano già, diciamo, Omero, ripeto, chi per lui aveva la conoscenza di questo fatto, cioè che c'è, chiamiamola così, una porpora di mare e una porpora di terra. Ora, l'indaco monobromo sostituito e l'indaco di bromo sostituito hanno colori di tipo diverso, perché l'indaco, questa molecola a colore azzurro, questa invece, se è monobroma sostituita, è di colore porpora, invece quello di bromo sostituito è di colore rosso. Okay? Ora, vi è la possibilità di tingere utilizzando il Bolinus brandaris, che viene chiamata anche la porpora di Tiro, il quale contiene il monobromo indaco. E quindi se tingiamo con questo, diciamo con l'indaco estratto da questo murice, che in realtà è un monobromo indaco, quello che otteniamo è un colore di tipo rosso porpora. Se invece utilizziamo quest'altro murice, che viene chiamato Murex trunculus, che contiene l'indaco senza atomi di bromo, quindi il non bromo sostituito, e quello se bromo sostituito, e quello va a costituire quello che era chiamato il blu reale, e quello che è citato spesso nella Bibbia, veniva utilizzato per fare il teclet, e quindi ha un'altra colorazione, non è rossa, ha tutt'altro, è blu. Okay? Quindi ecco perché anche questa confusione delle volte nei testi letterari tra il blu, il rosso, il porpora, eppure sono molecole chiaramente simili queste da un punto di vista chimico. E mentre l'origine vegetale, l'indigofera e l'isatis, contengono praticamente esclusivamente l'indaco. Per motivi pratici, perché non potevamo andare a prendere il necessario numero di conchiglie per estrarre una quantità sufficiente di indaco, vi risparmio questa parte intermedia così finiamo in orario, io ho utilizzato l'Isatis tinctoria. Me la sono procurata semplicemente prendendo che la facoltà di agraria dei semi, me l'hanno regalati, me li ho piantati e ho ottenuto le piante. Okay? Dopodiché, questo è un modo semplice per colorare, perché queste le foglie vengono poste all'interno
di un becher, quindi si riempie il becher con 2/3 di acqua distillata, si porta ebollizione su un bunsen, si aggiunge all'acqua bollente qualche manciata di pezzi di foglia, si mescola e si continua il riscaldamento. Quando l'acqua torna a bollire si aggiungono ancora foglie, si continua ad aggiungere foglie e riscaldare fin quando non è stato aggiunto tutto il guado. Raggiunta nuovamente l'ebollizione si fa bollire ancora per un minuto. Cosa si fa a questo punto filtrando? Si ottiene quello che si chiama isatan B, che è un glucoside instabile dell'indossile. Okay? Poi che cosa facciamo? Poi quando la soluzione è fredda aggiungiamo ammoniaca. Qualcuno voleva aggiungere la sua pipì, ma non era veramente il caso. Per cui diciamo è meglio aggiungere ammoniaca. Per cui in quantità equivalente all'1% del volume. Questa, l'aggiunta dell'ammoniaca, ha la funzione di idrolizzare, quindi otteniamo quello che è l'indossile. Poi che cosa facciamo? Poi versando da un becher all'altro e sfruttando il ruolo dell'ossigeno nell'atmosfera, avviene questa reazione. Questa non è assolutissimamente proponibile nel dettaglio, ma questa non la capiscono neanche. Io ho fatto la prova con qualche mio allievo a livello di università, il meccanismo per passare da qui a qui, se uno vuol capire veramente il modello, è tutt'altro che banale, va bene? Perché sono reazioni di coupling che hanno un meccanismo non proprio semplice, ma d'altro canto non è che uno deve affrontare tutti i livelli, no? A me interessava essenzialmente suscitare interesse per questo aspetto, per cui, come vedete, inizia a formarsi l'indaco. E allora cosa ci si può fare? O possiamo utilizzare, io avevo utilizzato della lana sgrassata, l'ho messa all'interno poi di questa soluzione ho ottenuto la lana colorata in blu, quindi mi sono fermato allo stadio prima, okay? Quindi non ho versato la soluzione da un becher all'altro, quindi ho aspettato che l'ossidazione avvenisse dopo che la soluzione di indaco aveva impregnato la lana. O se no, come vi ho fatto vedere precedentemente, si può tenere l'indaco. Ma io finisco qui, anche la mia intenzione era di andare a analizzare questo arazzo di Bayeux, però ci fermiamo qua, perché questo arazzo di Bayeux è stato realizzato utilizzando esclusivamente 3 pigmenti, che sono l'indaco, ok? Questa, qui viene rappresentata praticamente la battaglia di Hastings, nella quale Guglielmo Duca di Normandia sconfigge Harold, conte di Wessex, 14 ottobre del 1066. È un capolavoro che potete vedere a Bayeux, bellissimo, lungo 70 metri. Le sostanze utilizzate sono il guado per il blu e per i verdi, la robbia per i rossi e la reseda luteola per i gialli e del verde scuro. La mia lezione sarebbe andata avanti, ci fermiamo qua. E grazie dell'attenzione, ok? Buonasera. Ok, chi avesse bisogno, volesse qualche informazione, vi posso lasciare il mio indirizzo di posta. Quale classificazione di la? Ossidi, carbonati, sali, quella già la conoscevano. No. La parte era già stata fatta. Era già stata fatta, sì. Per chi fosse interessato, una delle, perché la pubblica puntate queste cose, l'ultima puntata attualmente per quanto riguarda Impara la chimica con Plinio è stata pubblicata nel numero di marzo di Science in School e riguarda i fenomeni di bioluminescenza, quindi come Plinio tentava di spiegarsi i fenomeni di... Ne avevo osservati diversi, dai funghi chiaramente alle meduse, ce n'erano diversi che lui ha registrato. E questa e altre, basta andare sul sito di Science in School, e potete trovare quello, insomma. Ora io mi scuso se sono andato un po' troppo veloce, ho dovuto troncare, ma insomma. Va bene così. Grazie di nuovo.